Questo corso di aggiornamento è parte di un programma che i Lincei, l'Accademia dei Lincei sta mandando avanti da alcuni anni come aiuto e aggiornamento per gli insegnanti di scuola elementare e secondaria inferiore dopo tutte le polemiche che ci sono state sui testi invalsi. Quindi negli anni precedenti questo programma è stato dedicato esclusivamente al cosiddetto tridente, come l'hanno chiamato, cioè corsi di aggiornamento per la matematica, le scienze e la lingua italiana, inteso come apprendimento proprio e aggiornamento sulle tecniche di insegnamento dell'italiano. Questo è il primo esperimento di un'estensione di questa iniziativa che è attiva in 19 poli in 22 città italiane, sempre con un certo interesse da parte degli insegnanti. Questa è la prima volta che si prova a farlo per quanto riguarda la letteratura e la scuola secondaria superiore ed inferiore, ed è un esperimento che facciamo qui a Roma. A febbraio inizierà il suo corso secondo appunto insegnamento dell'italiano il professor Luca Seriani, che è il responsabile del polo di Roma. Perché abbiamo pensato a questo ciclo sperimentale? Perché all'ingresso dell'università noi abbiamo visto che ci sono spesso studenti assolutamente eccellenti, di valore straordinario, e però una massa di studenti che ha una preparazione spesso molto inferiore a quella che si aveva un tempo. Quindi abbiamo pensato che il problema di uno scambio università e in questo caso Lincei e scuola fosse opportuna pure per quanto riguarda la letteratura. Poi si sono aggiunte le pratiche della cosiddetta buona scuola e i corsi di aggiornamento. Abbiamo scelto di fare come primo corso quest'anno un corso praticamente su storiografia e letteratura, letteratura italiana, letteratura europea e canone come prima lezione oggi, e come seconda una sulla lirica europea che farà il professor Canettieri, come sapete, il 28, del resto avete il programma, non mi sto a ripetere, poi una sul romanzo e una medievale e una su come si trovano le emozioni nel romanzo. Sono tutte e tre collegate a ricerche che abbiamo fatto all'Università La Sapienza nel Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali negli scorsi anni e che hanno prodotto una serie di pubblicazioni che noi abbiamo messo anche online a quegli indirizzi, a quei link che voi avete nella cartellina che vi è stata distribuita. Quindi avete da una parte la possibilità di scaricare alcuni di questi libri direttamente dalla rete e dall'altra avete nella cartellina tutte le notizie utili al riguardo con altre iniziative di contorno. Perché abbiamo scelto questo argomento? Perché dal marzo scorso è aperta presso l'Accademia una mostra molto pesante, diciamo, per numero di manoscritti e libri e percorso. Ci sono complessivamente, fra presenze materiali e fotografie, 180 manoscritti, compresi alcuni molto rari dalla Vaticana e dalle biblioteche romane, e tre che vengono da Firenze, e il patrimonio soprattutto della Biblioteca Corsiniana, che se non la conoscete è una biblioteca realmente molto importante. E quindi questi tre corsi in qualche modo hanno un riferimento con la mostra, molto di più la lezione di oggi, come vedrete, meno nel senso che la mostra chiude il 9 dicembre, però la mostra è stata
trasportata su iniziativa del Ministero dei Beni Culturali online, per cui a uno dei link che voi avete nella cartellina voi potrete vederla, ed è un link molto completo, perché non ci sono solo le fotografie dei manoscritti esposti, ma anche tutti i pannelli, le mappe e compagnia bella. La lezione di oggi sarà forse un po' troppo densa, forse si doveva fare il contrario, cominciare piano e andare un po' più lentamente, ma insomma è una lezione che ha l'ambizione un po' di spiegarvi il perché, il per come, e anche chiudiamo qualche luce, non vi addormentate, perché a giudicare dalle riunioni che facciamo a volte con l'Accademia dei Lincei, questo è un tipo di luce che concilia molto per la pennichella pomeridiana. Allora, io contrariamente alle mie abitudini userò molto questo aggeggio, già mi sto sbagliando naturalmente, ho fatto un PowerPoint in modo che questo stesso PowerPoint potete distrarvi anche adesso o dormicchiare, perché lo metteremo poi nel sito di cui avete il link. Quindi noi partiremo da una verifica di quali sono i modelli di storiografia letteraria per la letteratura italiana che hanno avuto un ruolo nella scuola e nella cultura italiana. Vedremo anche perché è stata così importante la letteratura italiana, perché veramente lo sapete, ma insomma ribadiremo il fatto che la letteratura italiana è stata una delle ragioni fondamentali che hanno tenuto in piedi l'idea di un'Italia unitaria, anche quando non esisteva affatto un'Italia unitaria, ma esistevano invece diversi stati che nessuno avrebbe mai pensato si potessero riunire in un'unica entità statale, il che naturalmente pone un problema, come vedremo, perché è esistita una lingua scritta italiana, è esistita una letteratura, tra virgolette, italiana scritta in quella lingua, ma la lingua viva era altra. Voi sapete che al momento dell'unità d'Italia l'80% degli italiani non parlava italiano, e vari milioni, una ventina di milioni mi pare di abitanti, soltanto 600.000 capivano ed erano in grado di scambiarsi opinioni in italiano, gli altri parlavano dialetto, quindi non si capivano fra loro ed erano per la grandissima parte analfabeti. Allora che è avvenuto? È avvenuto che la letteratura italiana, oltre che essere stata un potente mezzo di unificazione culturale di un'Italia che non c'era, è stata anche utilizzata come potente mezzo di unificazione degli italiani dopo che era stata fatta l'Italia. La famosa frase di Massimo D'Azeglio: abbiamo fatto l'Italia, ora bisogna fare gli italiani. Qual è stato, dal punto di vista della storiografia letteraria, il modello che ha riconosciuto e utilizzato tutto quello che c'era nella tradizione italiana prima dell'unità, e poi, dopo che è stata pubblicata, è stato anche il modello fondamentale per la scuola italiana? È stata, come sapete, la letteratura italiana, la storia della letteratura italiana di De Sanctis. Guardate, anche se oggi faremo qualche critica a quella storia letteraria, ci terrei a sottolineare che probabilmente, come ha detto un famoso critico letterario ceco-americano, René Wellek, la storia della letteratura di De Sanctis, in quanto tale, è probabilmente la più bella, non lo dice un italiano questo, la più bella storia della letteratura mai scritta. E questo ha a che vedere un po' col nostro discorso, perché la storia letteraria italiana è stata un modello appunto risorgimentale, però è stata appunto un modello nazionale, nel senso che riconosceva quella che era la letteratura italiana e il suo ruolo precedente, e nello stesso tempo è diventato il modello per lo studio
della storia della letteratura italiana fino ad oggi, praticamente, fino ai manuali che ancora, a gran parte, non tutti i manuali che voi usate ancora oggi. Allora si pone un problema oggi, in mezzo ai social media, alla televisione, al cinema, eccetera, eccetera. Cosa vede un giovane della letteratura italiana? Un giovane della letteratura italiana ha a che fare con l'Italia, ma ha a che fare con un mondo che lo proietta immediatamente in Europa e nel mondo. E si chiede anche a che serva la letteratura italiana. C'è, credo, un problema nella vostra esperienza, se sbaglio correggetemi, di questo tipo. E nello stesso tempo, proiettandosi fuori d'Italia e considerando magari gli autori letterari italiani non così importanti, pensa anche che non abbiano molto senso. Quindi c'è il rischio di una perdita delle radici e del senso. Ma nello stesso tempo avviene anche che questa perdita di radici dia anche una visione del mondo come non senso, perché non connette la loro esperienza quotidiana, le loro radici, con la loro esperienza vitale. Ecco, per darvi un'idea di che cosa è stata la storia della letteratura italiana, vi ho messo qui un famosissimo brano della storia della letteratura che avrete visto, un brano che è molto emozionante, devo dire. Questo è il momento in cui De Sanctis sta concludendo il capitolo sul Rinascimento, uno dei più importanti della sua storia letteraria, e in presa diretta ci dice che nel momento in cui sta scrivendo di Machiavelli e quindi di un mondo nuovo, vedete, il fondamento scientifico di questo mondo nuovo è la cosa effettuale, come te la porge l'esperienza e l'osservazione, in quel momento suonano le campane perché stanno celebrando l'ingresso dei piemontesi, degli italiani. Vedete, io ho detto piemontesi perché ho una certa idea delle cose, degli italiani in realtà giustamente a Roma. E si grida il viva all'unità d'Italia, sia gloria a Machiavelli. Vedete come abbiamo anche il senso di perché sia così bella questa storia letteraria. Vedremo che Antonio Gramsci di questa bellezza ha colto un senso importante. È una storia che palpitante, viva, che parla della vita degli italiani che hanno fatto l'Italia. Nello stesso tempo De Sanctis era consapevole che la sua storia della letteratura italiana aveva bisogno di molte altre ricerche che non c'erano. È una storia letteraria fatta da un uomo geniale, da un grande storico, in un momento in cui per fare una storia della letteratura non c'erano tutti i mezzi, gli strumenti, le ricerche necessarie. Vedete, questa vi ho evidenziato alla fine della citazione, in blu, quando una storia della letteratura sarà possibile, si chiede De Sanctis, quando questo lavoro paziente avrà portato la sua luce in tutte le sue parti, quando su ciascuna epoca avremo tutte le ricerche necessarie. E conclude dicendo: il lavoro di oggi non è la storia ma la monografia, come poi dirà subito dopo di lui, riprendendolo, Benedetto Croce. Vedete che Croce si erge a erede di questa visione nazionale di De Sanctis, la assume in proprio. Croce è colui che con Gentile, prima che i due rompessero, quando Gentile diventa teorico del fascismo in un certo senso, ministro, e Croce invece elabora il manifesto degli intellettuali antifascisti. Croce avverte e dice quello che stiamo ripetendo anche noi, che la storia di De Sanctis è la storia del Risorgimento, composta subito dopo la conseguita indipendenza e unificazione politica, e abbracciando nel suo giro anche la storia appena conclusa del Risorgimento, sembra un monumento eretto al confine di due epoche, di due Italie. Croce coglie un elemento che poi presenterà in altri studi, e un signore di cui fra poco parleremo, Carlo Dionisotti, riprenderà questo aspetto: è un monumento eretto fra il pre-Italia unitaria, unitaria e l'Italia unitaria. Però la storia della letteratura di De Sanctis, monumento eretto fra due epoche, diventa anche il monumento
della storia letteraria seguente. E la ragione per cui piace anche ad Antonio Gramsci, il fondatore del Partito Comunista Italiano, che dedica una lunga nota nei Quaderni del carcere a De Santis, è una polemica con Gentile, che anch'egli si era voluto riappropriare di De Santis, ci spiega perché è così importante e bella. La critica del De Santis è militante, dice Gramsci, non frigidamente estetica, è la critica di un periodo di lotte culturali, di contrasti fra concezioni di vita antagonistiche, quindi il conflitto come fatto produttivo. Le analisi del contenuto, la critica della struttura delle opere, cioè della coerenza logica e storico-attuale delle masse di sentimenti rappresentati artisticamente, sono legate a questa lotta culturale, cioè alle sue radici in un momento storico-politico ben preciso. Insomma, conclude, il tipo di critica letteraria propria della filosofia della prassi è offerto. Filosofia della prassi è un termine che Gramsci usava sia per ragioni teoretiche sia per prudenza, per sfuggire alla censura nei Quaderni dal carcere, per indicare il marxismo. Il tipo di critica letteraria proprio della filosofia della prassi è offerto dal De Santis, non dal Croce o da chiunque altro, meno che mai dal Carducci. E qui praticamente con ciò fa i conti con l'altro grande filone storiografico opposto a De Santis, quello rappresentato da Giosuè Carducci, fiero avversario di De Santis. Tutto ciò dura fino a quella che è stata per intere generazioni di professori universitari e di scuola secondaria per laureati in lettera, la storia della letteratura italiana, quella di Natalino Sapegno, che appunto a De Santis e in parte minore a Gramsci fa direttamente riferimento. E infatti accoglie De Santis come un punto di svolta di tutta la storiografia letteraria rispetto a tutta la storiografia letteraria precedente. Cosa avviene dopo la guerra? Avviene che l'Italia ha avuto una dittatura durata 20 anni, con conseguenze catastrofiche, perché l'ha immessa in una tragica guerra mondiale a fianco di un'altra dittatura, quella nazista. E l'Italia, come dice Dionisotti nell'introduzione a questo libro fondamentale che io vi suggerirei di leggere, è ancora disponibile perché è stato ristampato da Einaudi, Geografia e Storia della Letteratura Italiana, pubblicato nel 67, cioè alla vigilia del 68, il mitico 68, cioè un altro punto di svolta della storia italiana. E subito dopo la guerra Dionisotti si pone il problema di come è stata fatta l'Italia. L'Italia è sempre stata unita? No. E se non è sempre stata unita, che cosa ne deriva? Il debito che abbiamo contratto con gli uomini del Risorgimento, dice Dionisotti, che pure è un uomo del Risorgimento, è fuori discussione. Ma le difficoltà e pertanto i compiti nostri sono stati e sono tutt'altri. Perché dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia ha corso il rischio anche di essere divisa. C'erano movimenti secessionistici in Sicilia. Era un paese distrutto, a terra, che andava rifondato dalle fondamenta. L'ultima guerra non è bastata a infrangere l'unità d'Italia, ma ha rimesso in questione la struttura che all'Italia unita era stata imposta. Notate il verbo imposta, il participio passato. Imporre l'unità a qualcuno, cioè la penisola era divisa in tanti stati autonomi e indipendenti. Se voi andate a vedere la storia del Regno di Napoli di Cuoco, egli non si definisce la storia del Regno di Napoli, la storia della rivoluzione napoletana, egli non si definisce italiano, ma si definisce napoletano. Quindi è qualcosa che queste popolazioni avevano visto come imposta, imposta dall'esterno e nelle strutture che poi avevano funzionato. E Dionisotti parte da questa constatazione. Vedete, dopo la disfatta, una crisi che ha insidiato l'unità e l'esistenza stessa dell'Italia come nazione e come Stato,
si è sentito il bisogno, lui per la verità ha sentito il bisogno, molti altri no, e vedremo, in che modo e fino a che punto l'Italia sia stata tutt'oggi fatta. Cioè questa unità, questa Italia unita, che ha affrontato una prima guerra mondiale, che ha affrontato una seconda guerra mondiale, arrivando alla catastrofe, perché è potuta arrivare alla catastrofe, fino quasi alla sua dissoluzione? Come era stata fatta? Quali sono le magagne che hanno pesato, provenienti dalla sua storia, per arrivare a quel punto? E siccome, dice Dionisotti, la letteratura, vede, il problema è di storia politica, ma invade per un buon tratto la storia della letteratura. Perché? Perché la letteratura, abbiamo visto, che era stato uno dei fattori più potenti, di unitari dal punto di vista culturale, che hanno attraversato i vari stati italiani. Quindi è un problema insieme storico-politico e storiografico. E quindi si pone il problema di ripensare alla storia della letteratura unitaria. Sempre anche avevamo dubitato della struttura unitaria, che nell'età nostra era giunta a fare così trista prova di sé, e però anche di quella corrispondente storia d'Italia e della letteratura italiana che era stata prodotta nell'età risorgimentale, cioè nella storia di De Sanctis. Quella che propone De Sanctis, Dionisotti, dopo aver in questa slide che voi vedete precisato anche i rapporti che intercorrevano fra De Sanctis e le storie letterarie precedenti, come quella di Tiraboschi, ribadisce il fatto che la letteratura rappresentò il più forte sentimento unitario, nello stesso tempo però che era una letteratura che veniva prodotta e fruita in una penisola divisa, in un'Italia divisa, non per irresistibile volontà di potenze straniere, vedete, ma perché quel frazionamento aveva radici profonde. Quindi si tratta di vedere anche attraverso la letteratura da dove provenissero quelle radici profonde e che cosa avessero prodotto nella storia italiana. Badate, questo famoso capitolo che apre Geografia e storia della letteratura italiana, intitolato così, Geografia e storia della letteratura italiana, fu scritto e pronunciato da Dionisotti nel 1949, quando prese la cattedra di letteratura italiana a un college dell'Università di Londra, ma fu pubblicato in volume unitario soltanto nel 1967, come vi ho detto. Quindi era una posizione che conoscevano i più acculturati in Italia, ma che non ha prodotto gran cosa fino a quando uscì in volume, e anche dopo che uscì in volume non ha prodotto, fino a circa una ventina di anni dopo, una riflessione storiografica conseguente, perché, come vi dicevo prima, anche le grandi storie letterarie, se prendete la grande storia letteraria Garzanti, diretta da Sapegno e Cecchi, prosegue, abbiamo visto l'introduzione di Sapegno, quel modello storiografico di tipo De Sanctisiano. Anzi, ogni volta che si è provato a metterlo in discussione, questo ha scatenato risse formidabili fra gli italianisti, De Sanctisiani, tra virgolette, che ritenevano che fosse un oltraggio alla memoria di De Sanctis, e coloro che sostenevano punti di vista diversi, fra cui, come avrete capito, il sottoscritto. Ora, tanto per essere ancora più chiari. Queste frasi che abbiamo estratto da Geografia e Storia della Letteratura Italiana, che pure, badate bene, è diventato un mito fra gli storici della letteratura italiana, ma un mito che non ha prodotto conseguenze. Dionisotti è considerato probabilmente il più grande storico della letteratura, più grande studioso della letteratura italiana, uno dei due o tre più grandi studiosi della letteratura italiana del Novecento, ma non è penetrato fino alla scuola. Il modello che voi avete ancora
nella grandissima parte, se ho visto bene, dei manuali che si usano, è un modello di tipo De Santisiano. Sarebbe anche divertente andare a vedere, qui c'è un volumetto che non vi ho messo in bibliografia, fatto da una laureata dell'Università di Roma, che ha lavorato su questo tema, letteratura italiana, Valentina Berardini, letteratura italiana, canone scuola, andare a vedere come si è evoluto il canone dalla 1860 ad oggi. Diciamo che comunque a raggruppare il tutto, il primo canone della letteratura italiana usato a scuola era il canone trecentesco, quindi fondato su Dante, Petrarca e Boccaccio e sulla buona lingua del Trecento, poi si è evoluto, ma il primo canone, che come vedremo interessa anche noi, è rimasto ancora oggi, come sapete meglio di me, quello Dante, Petrarca, Boccaccio, e giustamente da un certo punto di vista. Cioè si è deciso di fare gli italiani, dopo l'unità d'Italia, con la letteratura italiana anche, con la lingua unitaria secondo il modello manzoniano, vedete, perché si doveva affrontare il problema dell'analfabetismo. Ci fu uno scontro famoso fra Alessandro Manzoni e, grazie a Dio, Isaia e Ascoli su che tipo di lingua usare a scuola. Si arrivò al punto che si sarebbero dovuti avere maestri di scuola tutti fiorentini da spargere per tutta la penisola, perché bisognava usare il buon uso, bisognava impiegare, adottare il buon uso toscano-fiorentino. Però con tutte le critiche che si possono fare al modello linguistico e anche al canone adottato, e che furono fatte anche a suo tempo, occorre dire che attraverso questo canone di autori nazionali e attraverso autori che poi viene nel 1884 viene allargato anche ad autori allora contemporanei, Leopardi e Manzoni. Leopardi era già morto, ma Manzoni era ancora ben presente, molto contemporaneo, però allargato anche a bestseller di grande successo che noi non siamo abituati oggi a considerare parte del canone scolastico, ma che veramente hanno fatto gli italiani. Per esempio De Amicis e Collodi, perché attraverso il cuore, attraverso Pinocchio, si è stabilito un plafond di buoni sentimenti o di cattivi sentimenti o di buoni e cattivi comportamenti che, per mia testimonianza diretta, essendo un po' più vecchio di voi, è valsa fino alla mia adolescenza, e credo che alcuni di questi, forse un po' meno De Amicis, anche perché Umberto Eco ne ha fatto una bella, ma vedete, anche per lui era ancora un problema, una bella, almeno di Franti, una bella presa in giro, però sono stati dei canoni. Quindi una letteratura trecentesca, poi si allarga l'uso linguistico, che però si espande fino a autori contemporanei e poi si estende piano piano, ma molto piano, come sapete meglio di me, si può arrivare alla letteratura contemporanea solo in anni nella scuola, e poi non ci si arriva, credo per ragioni di tempo, fino ad anni relativamente recenti. Comunque quello che possiamo dire è che fu un'operazione straordinaria e complessivamente riuscita. Anzi, io direi di più, che da un certo punto di vista è un'operazione che noi possiamo assumere a modello oggi per cercare di capire che tipo di problema, rispetto alle problematiche che voi dovete affrontare ogni giorno a scuola e che noi vediamo dall'interno e dall'esterno, quel tipo di operazione, se può servirci a qualcosa oggi. Perché il problema che abbiamo oggi, io penso, ma voi mi confermerete o mi smentirete, è che la letteratura è in difficoltà a scuola, perché c'è un mondo fuori dalla scuola concorrente, quello di I Like, ma anche senza arrivare al Twitter e ai social, quello della televisione, della radio, del cinema, che è un mondo che non passa attraverso la scrittura, cioè attraverso un mondo simbolizzato, difficile, in cui l'operazione di lettura e di interpretazione è organicamente dal primo momento difficile, perché obbliga a una serie di competenza. E allora
È possibile innanzitutto che noi continuiamo a scuola a 60 anni dalla firma dei trattati europei che avvenne qui a Roma nel 57 e l'anno prossimo, badate, voi sarete invasi, o forse già lo siete, noi saremo invasi e ci stiamo preparando per questo, da una ridda di celebrazioni, secondo me sacrosante, soprattutto in questo momento, dei trattati di Roma, appunto firmati nel 57, siamo nel sessantenario nel prossimo anno. Ora, in presenza di un'Italia che, certo, pensava a un'Europa non delle patrie, come disse De Gaulle, impose De Gaulle, non a un'Europa di stati-nazioni concorrenti, come si sta vedendo in questi tempi, con una moltiplicazione di conflitti interni che hanno portato alla crisi dell'Europa, alla Brexit e anche a un futuro piuttosto difficile se i governi europei non riusciranno ad avere un salto in avanti per riprendere in mano la situazione. Bene, però questa Europa esiste da 60 anni. Purtroppo ha lavorato poco nei termini della cultura, i trattati di Maastricht hanno fatto l'euro, sono stati fatti alcune cose molto belle come gli accordi Socrates e quelli di interscambio e decine di migliaia di europei hanno viaggiato in tutta Europa, si sono riconosciuti come europei, ma non è stato ancora affrontato il problema che dovette affrontare l'Italia al momento dell'unità. Cioè l'Italia si trovava certo avvantaggiata perché aveva questo poderoso sistema culturale rappresentato dalla letteratura italiana e dai suoi classici e da una lingua unitaria depositata solo nei suoi classici, e certo non è questa la situazione dell'Europa, però attraverso quell'operazione si fecero gli italiani. Si creò un sistema culturale comune di riferimento, con tutte le sue contraddizioni e le sue magagne, però effettivamente fu una grandiosa operazione. Ora, un'operazione del genere è possibile oggi e nello stesso tempo è necessaria o comunque inevitabile, perché io penso che un giovane studente oggi, se si compra un libro, il primo libro che si va a comprare, se non gli viene imposto dalla scuola, non è Manzoni, non è Petrarca, forse può essere Dante, perché Dante ha uno status un po' particolare, mi pare, nei gusti dei giovani. Probabilmente si va a comprare, come abbiamo visto in un sondaggio su cui poi tornerò, fatto all'Università di Roma, Harry Potter, che è stato indicato da una gran parte degli studenti europei come parte fondamentale di un canone letterario degli studenti. Allora, di fronte a questa situazione e a un mondo che si è allargato e in cui i giovani si ritengono parti non di una provincia italiana, ma insieme dell'Italia e dell'Europa, ha senso lavorare soltanto su una letteratura nazionale? Io penso di no, molti di noi pensano di no, che occorre lavorare, come molti di voi già fanno, su letterature comparate, su percorsi comparatistici e soprattutto anche interdisciplinari, in cui ricomprendere all'interno della storia letteraria anche quegli strumenti di comunicazione di massa che ormai sono diventati parte fondamentale della cultura extrascolastica, ma che già in molte esperienze sono stati riassunti dalla scuola. Quindi allora quel modello storico-geografico che Dionisotti proponeva per la letteratura italiana e che è difficile riproporre oggi alla scuola perché sono passati anche 50 anni e passa dal modello dionisottiano e siamo in un'altra Italia, in un'Italia europea, però quello stesso modello, se noi pensiamo di trasferirlo sul piano europeo, ha ancora una sua validità, perché è esattamente la situazione in cui ci troviamo oggi. Se noi vogliamo pensare a un modo in cui la letteratura in tutta Europa contribuisca a formare i giovani europei e i giovani italiani anche perciò,
Dobbiamo pensare a letterature nazionali che si intersechino con la letteratura degli altri paesi europei, con la letteratura europea. Io ho detto degli altri e anche oltre, con la letteratura del mondo, quella che un grande critico, filologo romanzo, Auerbach, chiamava, appunto, essendo tedesco, la Weltliteratur, la letteratura globale, la letteratura del mondo. Già più di 60 anni fa si poneva questo problema. Ora, come si può affrontare questo problema? Innanzitutto è identificabile un insieme chiamato Europa. Da un punto di vista geografico già si potrebbero avere dei dubbi, perché per taluni l'Europa è semplicemente un promontorio dell'Eurasia, no? Non si sa bene dove finisca l'Europa Est. Poi abbiamo, dopo l'89, l'Unione Europea, che era cominciata con 6 partner, è diventata un insieme di 28 stati. E però da questi 28 stati, per esempio, è esclusa la Russia. Nel sondaggio di cui vi parlerò, che abbiamo fatto, inevitabilmente la Russia è un pilastro della letteratura moderna europea e del mondo. Quindi noi parliamo anche in questo caso, se vogliamo, di un insieme che in parte coincide con un'entità statale, come è avvenuto, come non è avvenuto per la letteratura italiana, e in parte ne prescinde, come invece è avvenuto per la letteratura italiana. Ed è possibile immaginare un percorso del genere, quello fatto per la letteratura italiana, proiettato sulla letteratura europea? Ci sono alcune analogie, vedete. Si tratta di costruire una nuova entità sovranazionale, o possiamo dire sovraregionale. Bisogna fare gli europei come avevamo fatto gli italiani. E in questo processo qual è il ruolo della scuola? Malgrado tutto il male che si possa dire della scuola italiana e magari di altri paesi, non c'è dubbio che la scuola italiana ha una centralità assoluta in questo processo, nella formazione dei giovani e dei giovani europei. Naturalmente una centralità in cui occorre fare i conti con i media, con i mass media, con tutto ciò che c'è fuori, quindi con quella che potremmo definire una nuova filologia, e anche con delle modalità interpretative su cui oggi non mi soffermerò, perché abbiamo dedicato questo corso alla storiografia, ma probabilmente l'anno prossimo, se come spero, penso, voi siete interessati, proporremo un secondo modulo tutto centrato sull'interpretazione, perché c'è un problema in cui l'attitudine critica che la scuola contribuisce a formare è fondamentale per la formazione giovanile, ed è ciò che distingue il contributo che si dà a scuola in presa diretta con gli studenti rispetto a ciò che loro possono imparare chattando o lavorando sui media, che fra l'altro, come sapete, adesso è venuto fuori il bubbone, dopo l'elezione di Trump, finalmente si sono accorti che i social sono una fonte di misfatti, di bugie, di delinquenza, di follia, di sfogo della rabbia, che garantisce a chiunque di poter dire quello che gli pare e di trovare ascolto. In genere le cose più negative e più false trovano miglior ascolto di quelle buone. Quindi qui c'è un problema che riguarda anche la scuola, dovrà riguardarlo molto forte. Quindi l'importanza perdurante, a mio avviso, di ciò che costituisce il centro dell'insegnamento letterario a scuola, cioè emozioni, miti, personaggi, luoghi e modalità interpretativa. Naturalmente ci sono delle differenze. Una cosa era la dimensione regionale, fra dialetti che però in qualche modo erano tutti neolatini, quasi tutti, ma le lingue dell'Europa sono 24 ufficiali, a volte di ceppi diversissimi, da germanico all'uralo altaico, allo slavo, e 60 lingue regionali o minoritarie. Però, e soprattutto, si può pensare
che attraverso le traduzioni, che, su cui dovremmo aprire un capitolo a parte che non possiamo aprire oggi, però il problema della traduzione naturalmente, che riguarda una letteratura europea rispetto alla letteratura italiana, è fondamentale, anche se badate bene, pure la letteratura italiana rispetto ai parlanti dialetto del 1860 costituiva un problema di traduzione, certo minore rispetto a quello delle 24 lingue ufficiali. Ma soprattutto, oltre alla lingua, c'è un problema che differenzia la situazione dell'Europa da quella italiana, c'è un problema nazionale di nuovo, perché mentre il canone italiano in qualche modo già esisteva, era Dante, Petrarca e Boccaccio, l'hanno dovuto rovesciare arricchendolo in modi svariati sulla nuova scuola unitaria, non esiste un canone europeo finora ufficiale, esiste dopo il nostro sondaggio, potremmo dire, potrebbe esistere, ma esistono invece canoni nazionali fortissimi a volte. Pensate al peso che ha in Francia la letteratura nella formazione dei francesi e nella opinione comune della Francia, il peso che ha la cultura diversamente dall'Italia, o l'Inghilterra che ha imposto il proprio canone nel mondo, o in Germania, sono canoni, o in Spagna, sono canoni forti. Quindi nel momento in cui si va a ragionare su un possibile canone europeo, noi dobbiamo pensare non solo alla pervasività dei media e alla riduzione del peso della letteratura, ma anche al fatto che ci andiamo a scontrare e dobbiamo trovare i modi di incontrarci con un peso fortissimo dei canoni nazionali. Quindi la soluzione non è un canone che abolisca i canoni nazionali, ma è qualche cosa che l'affianchi e si intrellacci con i canoni nazionali insieme. Una visione comparatistica, abbiamo detto, ma anche vedere, ci arriveremo dopo, se esiste come consenso dal basso, non come imposizione dall'alto, come fu fatto invece in Italia, se esiste nella comune opinione degli studenti, dei professori, degli europei, una serie di autori che vengono riconosciuti fondativi dagli europei, diciamo da una maggioranza significativa degli europei, e se questi possono costituire un canone che quindi possa essere utilizzato anche a scuola. Questo è un sondaggio che abbiamo fatto alla Sapienza, al Dipartimento di Studi Europei, appunto dal basso, nel 2007 e nel 2012. Abbiamo intervistato alla fine alcune migliaia di studenti e più di 100 professori di scuola secondaria e universitari, e ne abbiamo ricavato dei risultati su cui non mi soffermo, ma voi troverete i risultati di questo lavoro in un libretto intitolato Letteratura Europea, il canone, che abbiamo messo online nel sito dedicato a questo incontro, che voi potete, è a vostra disposizione. In più ci sono degli indirizzi web dove trovate altro materiale, e in più i laboratori previsti alla fine di questa chiacchierata frontale prevedono sia laboratori di percorsi tematici che farete in queste due sale divisi in due gruppi, perché siete tanti, quindi abbiamo pensato di dividervi in quattro in modo che siano laboratori reali, due cominceranno in questa sala, altri due gruppi andranno a visitare la mostra separatamente in modo che ci sia agio di vederla, perché la mostra riaccoglie e rielabora, è intitolata I libri che hanno fatto l'Europa, è dedicata esattamente ai manoscritti latini e romanzi da Carlo Magno all'invenzione della stampa, e riguarda esattamente una parte di questo capitolo, quello fino all'invenzione della stampa. Quindi però noi ci dobbiamo porre, visto che io sto parlando da molto tempo di una letteratura europea, dandola per scontato, di un canone anche europeo. In realtà, da quando si è iniziato a parlare di letteratura europea? Dante parlava di letteratura europea? No, non c'era neppure un'idea
vera di Europa per Dante esisteva come nozione geografica, come Metternich disse dell'Italia, che era un'espressione geografica, e per la verità già da Carlo Magno c'era la sensazione che esistesse un'Europa. Ci sono delle frasi riferite a Carlo Magno che lo definiscono pater Europe, e pater certamente è un'espressione di affettività e anche di predominanza che dà un'idea ideologica e non puramente geografica. Le tende degli europei che si battono contro gli arabi a Poitiers vengono definite tende degli europei, non tende dei francesi, anche se gli arabi per definire i crociati usano sempre la parola i franchi. Però diciamo che Dante non aveva né un'idea di Italia politica assolutamente, che ne dicano anche i miei illustri colleghi che continuano a ripetere questa panzana. Dante l'idea di uno Stato italiano, come si è favoleggiato in età fascista e precedente, non l'aveva. Aveva un'idea di una mancanza, di una curia e di un'aula degli italiani come quella dei tedeschi e dei francesi, ma per fini tutti culturali e relativi al ruolo degli intellettuali. Dunque, quando si è iniziato, le due domande, le tre, ma soprattutto due, sono fondamentali: da quando si è iniziato a parlare di letteratura europea e perché? Cosa si intende oggi in sede critica per letteratura europea e da quando viene fatta iniziare? Per la letteratura europea noi potremmo risalire all'indietro, potremmo pensare alla coscienza che per esempio c'è già in Petrarca di una comunità di dotti che non si limita all'Italia, o anche a Dante quando egli si definisce un intellettuale che è come a cui è patria il mondo, ma vedete il mondo, non l'Europa, come i pesci, l'acqua per i pesci, no? Si ha l'idea di una comunità, per esempio romanza, in cui ci si capisce vicendevolmente senza che un parlante il volgare di sì abbia studiato il volgare doc. I primi poeti italiani traducono, probabilmente senza essere andati al Berlitz, dal provenzale, e Dante traduce dal francese e scrive in francese in provenzale, no? Ma e quindi c'era una circolazione, una communis opinio, però non si parla di Europa. Forse la prima volta, lo stesso si può dire per l'umanesimo, per la rinascenza carolingia, per il rinascimento, è nell'illuminismo che si comincia a parlare di Europa. C'è una famosa frase di Voltaire, questa che vi ho riportato, dal secolo di Luigi XIV, in cui si parla di una repubblica letteraria stabilita insensibilmente nell'Europa. Notate l'avverbio che è importante, cioè qualche cosa che si è costituita per iniziativa dei dotti, non fa riferimento né a uno Stato né a un'istituzione, malgrado le guerre e le regioni diverse. È la Repubblica dei dotti, la Respublica Literarum. Però vedete che si parla di Europa. Da quando invece noi possiamo dire che veramente c'è stata una svolta nella considerazione della esistenza o della necessità dell'esistenza di una letteratura europea? Io credo dagli anni 30. Perché dagli anni 30? Perché già dagli inizi del secolo era iniziata quella che viene chiamata la crisi, col K davanti, la grande crisi della letteratura, della cultura europea, cioè, se noi andiamo a vedere in soldoni, la crisi delle élite umanistiche e quindi delle élite di potere che fino allora avevano dominato la cultura e la politica europea. Progressivamente questa crisi aumenta, dà luogo a quella che viene percepita dai grandi intellettuali liberali e umanisti come una nuova calata dei barbari. C'è una frase di Ortega y Gasset in questo libro famosissimo e fortunatissimo, La ribellione delle masse del 1930, vedete, vale la pena leggerlo questo per intero perché è molto importante. C'è un fatto che, bene o male che sia, è il più importante nella vita pubblica europea dell'era presente. Vedete che ormai si parla di Europa.
E siccome questo fatto è l'avvento delle masse al pieno potere sociale. E siccome le masse, per definizione, parla un grande elitario, non devono né possono dirigere la propria esistenza e tantomeno governare la società, vuol dire che l'Europa soffre attualmente la più grave crisi che tocchi di sperimentare a popoli, nazioni, culture. Questa crisi si è verificata più di una volta nella storia. Vedremo che cosa insinua implicitamente qui Ortega y Gasset. La sua fisionomia e le sue conseguenze sono note, se ne conosce anche il nome, si chiama la ribellione delle masse. Vedete, qui c'è il terrore che percorre l'Europa della cultura liberale di fronte a questo fatto che con la industrializzazione, con la espansione delle metropoli e di una nuova cultura e civiltà in cui milioni di persone si ritrovano nello stesso luogo, provenendo dai paesi e dalle culture più diverse e intrecciano la propria vita, questo determina non un'opportunità positiva con cui confrontarsi, ma una crisi. Io credo che questo vi possa ricordare qualcosa anche rispetto a quello che sta avvenendo oggi in Europa rispetto alle grandi migrazioni, chiamiamole un po' così. Voi sapete che noi chiamiamo le invasioni dei barbari invasioni dei barbari. I tedeschi come le chiamano le invasioni dei barbari? Mica le chiamano invasioni dei barbari perché sono loro, le chiamano le grandi migrazioni dei popoli, che insomma c'è qualcosa che ci riguarda. Ora, tutto ciò determina una svolta epocale nella cultura, perché la cultura che già era avvenuta con la rivoluzione della stampa, ma sempre all'interno di una massa di persone, di un ceto di persone relativamente omogeneo, i colti, gli intellettuali rispetto agli analfabeti. In Italia il 20%, abbiamo detto, rispetto all'80%, il 10, il 90, a seconda delle statistiche usate. Ma quando con l'800 in Inghilterra, con l'800 e il 900 in tutta Europa, c'è un'industrializzazione enorme che porta masse di uomini e donne dalla campagna in città, si determina che premono poi, e premono politicamente, si determina questo fatto. Ecco che l'unico, in effetti, o quasi l'unico autore che abbia scritto una storia della letteratura europea, cioè letteratura europea e medioevo latino, cioè Ernst Robert Curtius, un tedesco, parla esplicitamente di nuovi barbari e connette questa calata dei barbari con quello che Ortega y Gasset diceva che era già stato sperimentato più di una volta, questa ribellione delle masse, cioè la connette Curtius con la fine dell'impero romano e con la calata vera e propria dei barbari. Come i barbari hanno distrutto la grande società classica, così, cioè classica, che voi sapete etimologicamente vuol dire di classe, no? La grande società classica, così le masse stanno distruggendo la cultura umanistica, che viene fatta coincidere automaticamente, senza discussione, con tutta la cultura europea. Ecco che in questo momento allora si moltiplicano i libri sulla crisi dell'Europa, sul destino dell'Europa, e nel 1933, in risposta all'ascesa al potere di Hitler e al bolscevismo che Curtius mette sullo stesso piano, Curtius si ritira, rimane nella Germania nazista, cosa che poi gli fu rimproverata molto, si ritira dalla vita, diciamo, pubblica attiva e comincia a fare quello che aveva fatto Cassiodoro alla calata dei barbari, cioè scrive, comincia a lavorare per fare un libro che poi diventerà immediatamente dopo la guerra, nel 1948, Letteratura Europea e Medioevo Latino. A tutt'oggi veramente l'unica storia della letteratura, anche se al libro di Curtius noi possiamo avvicinare quello di Auerbach, uscito 2 anni prima. Auerbach invece era stato costretto a scappare in quanto ebreo dalla Germania nazista, a Istanbul lavora a questo libro e viene pubblicato poi negli Stati Uniti e tradotto in Italia qualche anno dopo. Anche Auerbach, malgrado fosse di sentimenti e idee
meno conservatrice di quelle di Curtius, interpreta il dramma dell'Europa già prima della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto dopo, come la fine dell'Europa e l'avvento di una Weltliteratur, di una letteratura mondiale, perché ormai l'Europa sta cadendo a pezzi. E secondo punto che noi avevamo fissato, cosa si intende e da quando inizia una letteratura europea, posto che dagli anni 30 in poi se ne è cominciato a parlare e se ne è scritta una, che ce ne sono anche altri di un ungherese, c'è una lunga, mi pare in 28 volumi, antologia della letteratura europea di Denis de Rougemont. Ma perché io, che fra l'altro è l'autore di un importante libro molto diffuso sull'amore in Occidente e sulla lirica, quindi perché io non considero questi due libri per esempio rilevanti? Perché quello ungherese, insomma, è piuttosto modesto e non affronta alla radice il problema. Quello dell'antologia di Denis de Rougemont fa una cosa che hanno fatto anche altri, si limita a mettere in parallelo una di seguito all'altra testi delle varie letterature nazionali, cioè non si chiede e non cerca di spiegare se esista una letteratura unitaria, tra virgolette, cioè unitaria e diversa, definibile come europea. Quello che prova a farlo, partendo dalle sue origini e trovando peraltro difficoltà nel momento in cui finisce l'egemonia delle letterature romanze, cioè nella parte moderna, è Curtius. Però non è la sola concezione di letteratura europea esistente. È l'unica che ha prodotto una vera storia della letteratura europea. Ma se voi andate a leggere la storia d'Europa dell'editore Naudi, troverete un capitoletto molto brillante e intelligente scritto da Franco Moretti, intitolato appunto Letteratura europea, che si contrappone come concezione, se volete, a quello di Curtius. Quello di Curtius sottolinea il senso e il valore unitario della letteratura europea anche attraverso il tempo. Questo vuol dire una letteratura europea di lunga durata, come Auerbach. C'è una letteratura europea che comincia con l'Odissea, con i grandi greci, e dura 2800 anni fino a noi. Quella di Franco Moretti invece è una letteratura che dura a origine 5 secoli fa. Franco Moretti è originariamente un anglista e un americanista, e si spiega anche questa sua idea prima di essere poi un comparatista, e parte dal XVI secolo, l'età degli stati nazionali, e si basa sulla, come vedremo, su appunto una, sulla diversità e la conflittualità degli stati europei, mentre quella di Curtius appunto, vedete questa citazione tratta dalla prefazione di Curtius a Letteratura europea, ci spiega che cosa intenda lui. Secondo i criteri correnti, la storia letteraria dell'Europa moderna avrebbe inizio appena intorno al 1500, il che equivale a proporre una descrizione del Reno, come immagine non è male, realizzandola poi per il solo tratto da Magonza a Colonia. La letteratura dell'Europa moderna è tanto legata a quella dell'Europa mediterranea come se il Reno accogliesse le acque del Tevere. Curtius era innamorato di Roma, quindi quest'idea gli piaceva molto. Quando seppe di dover morire, volle venire a morire a Roma perché la considerava il centro spirituale di tutta l'Europa. Con questa frase che, insomma, è un po' terrorizzante, perché dite a uno studente o a una persona normale che per ottenere la cittadinanza della letteratura europea deve essere civis romano, romanus, e quindi conoscere perfettamente, suppongo, il latino e la letteratura latina, immaginatevi le risposte che dà. Però vedete che non è un'idea tanto peregrina, e soprattutto egli la connette al modo in cui si studia la letteratura nelle università, e noi potremmo dire anche nella scuola secondaria, tranne esperienze specifiche che mi risultano in realtà moltiplicarsi adesso, cioè esperienze che connettono e mettono insieme letteratura italiana e letteratura europea e mondiale. Io però parlo di letteratura europea per ora, perché per una ragione che poi chiarirò.
Ecco che Curtius lamenta che l'organizzazione accademica degli studi filologici e letterari corrisponde alle concezioni scientifiche, dice lui, del 1850. Oggi, nel 1950, ma noi potremmo dire nel 2016, è altrettanto anacronistica quanto lo sarebbe il sistema ferroviario del 1850. Se non si modernizza lo studio della letteratura, non è assolutamente possibile studiare la tradizione europea. E come si modernizza? Beh, questo non ve lo posso dire qui perché ci vorrebbero altre due ore, però diciamo che il fulcro dell'opera di Curtius è basata, come Auerbach, sulla scoperta, sulla proposta di un modo di attraversare tutta la letteratura europea, non giustapponendo un'antologia di testi a un'altra antologia di testi o una storia letteraria nazionale a un'altra, ma per Curtius vedendo i luoghi comuni, i topoi, cioè quelle espressioni ricorrenti che si trovano in tutti gli autori d'Europa e mostrando come questo costituisca il tessuto e la struttura unitaria, cosa che si può prestare a qualche critica ma che ha svolto anche una funzione nella ricerca scientifica fondamentale. Auerbach, teorizzando che non potendo egli salvare la letteratura europea, la sua tradizione, in un mondo globalizzato, in un mondo in cui la letteratura europea rischia di essere marginalizzata o eliminata, egli va alla ricerca di moduli stilistici che rivelino in poche pagine il tratto fondamentale di un'opera e lo va a ricercare in altre opere, da cui il suo capolavoro Mimesis, la rappresentazione della realtà nella letteratura occidentale, da Omero fino a Virginia Woolf. Ora, esiste anche però un'altra, abbiamo detto, concezione della letteratura, quella che europea, quella che la fa datare da 5 secoli. Su cosa si fonda questa? Si fonda su alcuni fatti indubitabili, uno dei quali, che verrà riproposto da uno storico francese, come vedremo, Guizot, ha le sue radici in Machiavelli. Machiavelli identifica la differenza fra l'Europa, vedete come si intreccino continuamente ragioni storico-politiche, ragioni letterarie, un grande letterario e politologo potremmo dire, ma umanista come Machiavelli, ci spiega che cos'è l'Europa. Perché in Europa gli stati, dice, si trovano governati in due modi diversi, per uno principe e tutti gli altri servi, e quali come ministri, e quali come ministri per grazia e concessione sua aiutano a governare quello regno, o per uno principe e per baroni, e quali, non per grazia del Signore, ma per antichità di sangue, tengono quel grado. Quindi, in un caso, un padrone e servi, nell'altro, un re che è circondato da baroni quasi di pari grado, quella che viene definita oggi spregiativamente l'oligarchia, ma che è uno dei sistemi, ahimè, a cui non se n'è trovato finora uno migliore, di pratica della democrazia. Bene, questi tali baroni, cioè quelli pari quasi al principe, hanno stati e sudditi propri, i quali li riconoscono per signori e hanno in loro naturale affezione. Quegli altri stati, e qui Machiavelli ha, come vedremo, in testa la Turchia, il turco, il sultano, quegli stati che si governano per uno principe e per servi hanno il loro principe con più autorità, perché in tutta la sua provincia non è uomo che riconosca per superiore se non lui. Gli esempi di queste due diversità di governi sono nei nostri tempi il turco e il re di Francia. Tutta la monarchia del turco è governata da uno signore e gli altri sono sua servi. Ma il re di Francia è posto in mezzo a una moltitudine antiquata di signori, in quello stato riconosciuti da loro sudditi e amati da quelli. Hanno le loro preminenze, cioè hanno il loro potere sovrano in quegli stati, anche rispetto al re. Non le può il re torre loro senza suo pericolo, cioè lo può fare, ma corre dei rischi, cosa che il turco non...
Da questo deriva un po' un grande l'idea che ha dell'Europa un grande storico francese, François Guizot, nella storia della civilizzazione in Europa. Badate bene, 1828, dopo la Rivoluzione francese. Il potere spirituale e temporale, l'elemento teocratico, monarchico, aristocratico, democratico, tutte le classi in Europa, tutte le situazioni sociali si mescolano e si affollano. Badate bene che questa sovrapposizione, che per noi è naturale perché la viviamo, sappiamo che esiste la regina d'Inghilterra, il re di Svezia, eccetera, che esiste una repubblica parlamentare, una repubblica presidenziale, però queste sono forme di governo che incorporano in sé anche una stratificazione storica e abitudini diversissime che però coesistono. Cioè sono tempi storici che ci risultano invece di fatto, anche se non ce ne accorgiamo, tempi storici diversi che ci risultano contemporanei. Tra queste forze esiste un conflitto perpetuo e nessuna di loro riesce a soffocare le altre e ad impadronirsi da sola della società nel suo insieme. Nelle idee e nei sentimenti dell'Europa, stessa diversità, stessa lotta. Convinzioni teocratiche, monarchiche, aristocratiche, popolari si incrociano e si combattono. Credo che una rappresentazione migliore di che cosa sia effettivamente l'Europa ancora oggi non si potrebbe trovare, anche se l'Unione Europea ha cambiato un po' le cose, e questo è bene tenerlo in testa, anche perché spesso i nostri figli e i nostri giovani non si rendono conto di una cosa che il presidente Ciampi, io l'ho sentito più volte dire così, non finiva mai di ricordare, che era la prima volta da un paio di migliaia d'anni che l'Europa vedeva, almeno l'Europa occidentale, il caso jugoslavo è stato un caso particolare, e anche adesso il caso ucraino, non c'erano guerre distruttive, cioè gli italiani, spagnoli, francesi, tedeschi, soprattutto i francesi e i tedeschi che si sono massacrati per secoli, e gli inglesi vivono da più di 60 anni in pace. Ora, che concezioni ci sono diverse? Vedete, da una parte abbiamo l'idea che l'Europa e la letteratura europea sia un fatto di diversità. Per Franco Moretti è un fatto di letterature nazionali che confliggono e si scontrano. Come dice lui, sono cespugli che cercano ognuno per la loro sopravvivenza di espandersi e di prevalere sull'altro. Tanti cespugli che producono anche degli straordinari risultati letterari, dice giustamente Moretti. E quindi questa letteratura europea nasce dal XVI secolo. Quella di Curtius e di Auerbach incorpora in sé la tradizione di 2800 anni, e vedremo anche l'innovazione, ed è basata su un'idea appunto di lunga durata. No? Un albero, vedete, un albero con le sue radici, che sono le culture, le tante culture che hanno contribuito a formare l'Europa e la letteratura europea, un tronco che è la letteratura latina medievale, che noi non la studiamo quasi per nulla, ma dura 800 e passa anni e fonda l'Europa, e ha una lingua unitaria per tutta l'Europa, il latino, che dura fino all'Ottocento come lingua della scienza e della cultura. Ci sono tesi di laurea in filologia romanza scritte in latino ancora nella seconda metà dell'Ottocento. E poi però questo tronco si divide in tanti rami che fanno una grande chioma che si è vicina, e rami che si intersecano fra loro, cioè le letterature nazionali. Vedete che in questo caso, se noi non gettiamo l'occhio soltanto sul tronco e sulle radici, come fa Curtius spesso, però diciamo che in questo senso le critiche al suo riguardo sono un po' eccessive, perché lui non ha scritto solo letteratura europea, ma egli è anche colui che ha scoperto per la letteratura contemporanea Proust, Hofmannsthal, Joyce, Proust, quindi radicato nella tradizione ma molto aperto all'innovazione in altri casi. Oppure
una letteratura di cespuglie in lotta per la sopravvivenza, in cui alla fine qualcuno deve prevalere e prevale stabilendo una propria egemonia sull'altro, un proprio canone sugli altri. Vedete che implicitamente c'è l'idea di una supremazia nazionale che ritroveremo alla fine di questo discorso. Quindi nel caso di Curtius siamo di fronte a un'idea di tempo particolare, che è il tempo letterario europeo, quello che Eliot, in un famoso saggio, Eliot, un altro conservatore molto, molto rude, diciamo, da questo punto di vista, amico di Curtius, ci dà l'idea di che cosa sia il tempo letterario. È un tempo in cui la letteratura vive un'esistenza simultanea, è un senso storico che è insieme senso di ciò che è fuori dalla cronologia, fuori dal tempo, ciò che è atemporale e che invece è temporale, è storico. La letteratura incorpora in sé questi due aspetti, tradizione e innovazione, atemporalità e temporalità. E ciò che fa uno scrittore, dice Eliot, acutamente consapevole del suo posto nel tempo, cioè, badate bene, traduciamo questa espressione, acutamente consapevole del suo posto nel tempo, cioè contemporaneo, della sua contemporaneità, ciò che lo rende contemporaneo è questa coscienza di praticare insieme un doppio tempo, uno per dire acronologico, atemporale, e uno temporale. Quindi, cosa possiamo dire rispetto a questo scontro? Io personalmente penso che vadano un po' composti i punti di vista di Curtius e di Guizot e di Moretti, che la letteratura europea è tradizione e unità, ma non è solo tradizione e unità, non è solo differenza e competizione, perché è la coesistenza e la sovrapposizione di questi elementi, come diceva Guizot, se noi li interpretiamo correttamente, che fa l'Europa. Ed è un'Europa che noi vedremo nella mostra, ma lo sappiamo da tempo, nasce organicamente multiculturale, giudaico, cristiana, greca, latina, islamica, anche se sembra una bestemmia oggi dire una cosa del genere, bizantina, medioevo occidentale e orientale, nel tempo e nello spazio, e poi, vedete, secondo quel tempo atemporale e temporale di cui parlava Eliot. Un'Europa in cui l'unità e la diversità si incontrano, in cui le frontiere non sempre dividono, ma anche uniscono. Abbiamo visto il caso appunto di Petrarca e Dante. Allora, vedete che anche qui noi siamo posti di fronte a una questione che spesso si affaccia negli studi di storiografia letteraria, la periodizzazione. E anche che cos'è il tempo storico? Il tempo storico è la successione naturale degli eventi, per cui il 1801 viene dopo il 1800, il 1815 e il Congresso di Vienna vengono dopo la Rivoluzione francese, dopo il 1789, Petrarca viene dopo Dante, Joyce viene dopo Dante, e quindi magari noi leggiamo Joyce e di Dante non sappiamo più che farcene, e leggiamo Dante che incontra Omero, incontra Virgilio, e però non sappiamo più che farci né di Virgilio né di Omero. Oppure il tempo letterario è un tempo, appunto, come diceva Eliot, atemporale e temporale insieme, che ha una sua specificità. E il tempo storico è un unico tempo storico. Vedete, c'è un libro bellissimo di questo signore, Reinhard Koselleck, che è intitolato Il futuro passato. In questo libro Koselleck ci spiega che il tempo storico è molteplice, dipende dal punto di vista che noi usiamo nel leggerlo, nell'interpretarlo e nell'usarlo, no? Se poniamo, noi pensiamo alla retorica, qual è il tempo storico della retorica? La retorica è greco-latina, medievale, moderna, contemporanea?
O esiste una retorica, esistono dei fatti retorici che voi usate nel commento dei testi, ahimè pure troppo io credo per i poveri studenti, ma insomma è una mia opinione personale, ma pare che sia indispensabile adesso, ma esiste una retorica che varia e che è temporalizzabile come gli eventi storici, oppure la retorica greco-latina, le sue strutture, le sue figure sono valide ancora oggi e quindi c'è una continuità totale dai primi trattati di retorica ad oggi. E in quel caso il tempo, vedete, ha una periodizzazione molto diversa da quella che noi usiamo comunemente. La stessa storia si può dire, poniamo, per la concezione d'amore. La concezione d'amore dei classici è la stessa della lirica romanza? Come saprete, come vedrete, no. E avviene qualche cosa di completamente nuovo nelle origini romanze, che sono le origini della modernità, e così via. Bene, questo è il tempo speciale della letteratura. Un caso esemplare, uno lo tratterete proprio nel laboratorio, è quello, poniamo, di Virgilio. Il Virgilio di Dante ha a che vedere con il Virgilio classico? C'è una continuità e una discontinuità o no? Lo vedrete anche attraverso le miniature e le rappresentazioni di Virgilio. Ma è possibile leggere Dante ignorando Virgilio o ignorando Omero? È possibile leggere Joyce ignorando Dante? No, è impossibile, perché noi ci perderemmo una parte molto consistente, direi fondamentale, del senso di queste opere. Dante si fa guidare da Virgilio non per caso, è inutile che ve lo dica, lo sapete già, farebbe parte di un altro discorso. Dante incontra Omero con la spada in mano nel quarto dell'inferno e incontra i grandi classici dell'antichità, Orazio, Ovidio, Lucano, non per caso, perché vuole stabilire, appunto, sesto fracco tanto senno vuol dire non che è l'ultimo, vuol dire che è il primo, perché lui viene dopo e li supera tutti. E il suo poema è un poema sacro come summa di tutta la tradizione, incorpora e cristianizza tutta la tradizione classica. Virgilio diventa un agente all'interno della sua opera, un personaggio della sua opera che egli come autore manipola e usa come gli pare, per affermare che il poema sacro, cioè questo strano genere che senza riscontri, che insieme epica e romanzo e appunto ascesa mistica e quindi poema sacro, supera tutti gli autori precedenti, tutti quelli che erano stati poeti epici, perché l'epica è inferiore al poema sacro. Ma questo è solo uno dei tanti esempi. Comunque voi vedrete che, per esempio, la mostra che andremo divisi a visitare, ha centrato a un certo punto, attraverso anche una lavagna touchscreen, su questo aspetto il rapporto di Dante con tutta la cultura medievale, perché noi vedremo che tutti i manoscritti presenti nelle prime sale sono reperibili all'interno della Divina, e gli autori e le opere all'interno della Divina Commedia. Bene, tutto ciò in realtà pesa su un aspetto fondamentale, che è quello che aveva tanto interessato Curtius, ma che a noi ci deve interessare da un punto di vista un po' diverso e particolare, cioè la storia degli intellettuali e la storia della cultura. Tutto ciò è possibile perché esiste una tradizione, cioè tradizione, tradizio, consegna, tradere, consegnare, dagli uni agli altri. Ma l'idea di tradizione è un'idea naturale, come la storia lineare, progressiva, cronologicamente orientata, o l'idea di tradizione anch'essa ha una data ed è stata inventata a un certo punto? Io credo che sia stata, tra virgolette, inventata a un certo punto, anche perché poi abbiamo visto, esiste un libro sull'invenzione della tradizione in età moderna, ma in realtà ha una data. Quando il cristianesimo vince la sua battaglia con la cultura pagana, si pone però il problema di che cosa fare di questa cultura che era sentita e vista come enormemente superiore a quella cristiana, Bibbia a parte. Ecco che nasce la necessità di
utilizzare quella cultura e di, per così dire, cristianizzarla. Cioè di fare un'operazione di tradizio da un diverso a un altro. Cioè non è un'operazione unilineare. Si riconosce un nemico, la cultura pagana, si capisce che questo nemico può essere utilizzato all'interno del proprio sistema, si realizza perciò un'operazione di egemonia e di selezione e traduzione di quei classici pagani all'interno della cultura cristiana, è quella che viene definita comunemente come tradizione classico-cristiana. Al cui interno ci sono i classici, ma sono stati selezionati e riutilizzati in chiave cristiana. L'operazione attraverso Virgilio è uno di questi personaggi, come vedrete nel laboratorio, lo strumento attraverso cui, uno strumento fondamentale che noi oggi guardiamo con molta sufficienza e distacco, perché lo percepiamo come qualche cosa di noioso spesso, e gli studenti anche. Ma se voi farete riflettere gli studenti su che cosa significa questo strumento, cioè l'allegoria, allonagoreuen, dire altro, che cosa vuol dire dire altro? Che strumento è questo? Questo è uno strumento potentissimo dal punto di vista interpretativo, perché attraverso questo strumento i cristiani si mettono in grado di riutilizzare qualunque testo pagano, anche quelli più osè, più, anche Ovidio, il teorico dell'amore, quello cacciato da Augusto da Roma. Bene, perché? Perché distinguono, come nella interpretazione alessandrina di Omero, come nell'interpretazione della Bibbia, due livelli interpretativi, uno letterale, cioè quello che dice secondo la lettera il testo, e uno allegorico, un secondo senso che viene stabilito come? Con ragioni filologiche, con ragioni storiche? No, viene stabilito di fatto, per quante invenzioni si possano portare avanti, arbitrariamente dall'interprete. Perché è potente questo strumento? Perché naturalmente si può far dire ai testi tutto quello che si vuole. E si possono soprattutto attualizzare. Un testo di 2000 anni prima può essere riattualizzato, è quello che poi è avvenuto anche nella letteratura, no? Brecht che riattualizza, riscrive il Coriolano di Shakespeare, è un mezzo normale delle regie teatrali anche cinematografiche, il remake anche, no? Ora, questo è un sistema che è basato sulla lettura di secondo grado, che è inventata in età pagana dagli alessandrini, ma che i cristiani riutilizzano come allegoria figurale, perché per loro non importa che la lettera del testo sia vera o non vera, come per i pagani, perché loro l'applicano al Vecchio Testamento, e siccome il Nuovo Testamento è il completamento attraverso il Messia del Vecchio Testamento, tutto quello che è scritto nel Vecchio Testamento viene letto come anticipazione, prefigurazione, figura del Nuovo. Questo è lo strumento attraverso cui Dante scrive tutta la Commedia e si pone all'aldilà. Vedete che è uno strumento straordinario che prescinde anche dall'uso religioso o critico, perché è uno strumento che permette l'attualizzazione di tutto, a prescindere dal valore del letterale del testo da cui si parte. E questo permette anche qualche cosa che non è stata normalmente spesso compresa, perché come mai da un apparato così pesantemente tradizionale, teso alla interpretazione di testi così antichi, pagani e cristiani, si può passare a un'idea dell'innovazione e del progresso? Questo ce lo spiegano, queste cose ce lo spiegano alcuni testi che voi troverete anche nella mostra, e in particolare il rapporto tradizione e innovazione. Un grande umanista, vedete l'Europa, della corte inglese di Enrico II, Giovanni di Salisbury, in cui c'è il famoso paragone dei nani sulle spalle dei giganti. Dice Giovanni: noi siamo come nani che siedono sulle spalle dei giganti, di modo che possiamo vedere più cose più lontano di loro, non per acutezza della nostra vista o per l'altezza del corpo,
ma perché siamo sollevati e innalzati a gigantesca grandezza. Chi si contenterebbe di ciò che ha insegnato Aristotele nel Trattato dell'Interpretazione? Chi non aggiunge elementi tratti da altre fonti? Vedete questa consapevolezza del valore dei moderni. Badate, su questa frase c'è una biblioteca intera sulle nani, sulle spalle dei giganti, perché chi dice, ah ma sono meglio gli antichi dei moderni perché sono i giganti, eh sì ma i nani stanno sulle spalle e vedono di più, e ritornerà anche nel dibattito su antichi e moderni in Francia. Però vedete come qui il nesso tradizione, innovazione e anche progresso, se vogliamo, va avanti. A tutto ciò e alla tradizione, al possesso degli strumenti della tradizione, si collega quello che noi possiamo definire la fondazione dell'intellettuale e del professore di università e di scuola della modernità. Perché il possesso di questi strumenti, della tradizione e del metodo interpretativo, distingue già in Sant'Agostino, già in Girolamo, già nei padri della Chiesa, l'intellettuale, quello che Girolamo definisce eum qui habet scientiam, colui che possiede il sapere, Noi potremmo tradurla tranquillamente con intellettuale, che è pure una parola che nasce con l'illuminismo. Bene, l'intellettuale, vedete, da questa citazione è consapevole. All'intellettuale si dice che proprio perché possiede degli strumenti che gli altri non hanno, ha una missione. Chi più sa, più deve fare. Da ciò non si deve nessuno sottrarre e perciò mi voglio adoperare per scrivere un romanzo, eccetera, eccetera. Chi sa e non insegna la scienza e dice non può evitare l'oblio. Guardate, questa è l'introduzione a un famoso romanzo francese, qui tradotto, che viene ripetuto in molti altri romanzi, diventa un topos, un luogo comune, e ci dice che in questo momento nell'Europa romanza, dall'uno la cultura latina ai molti le culture in volgari, si realizza, si crea un nuovo tipo di intellettuale, che è una funzione e una scoperta tipicamente medievale e romanza e volgare. E, insomma, per dirla con eco, perché questo centro, per esempio, nella mostra I libri che hanno fatto l'Europa, da Carlo Magno all'invenzione della stampa, perché come ha detto Eco, le postille Il nome della rosa, ma non c'era bisogno di lui, però Eco è una bella autorità da presentare anche agli studenti, visto il suo successo globale e mondiale. I problemi dell'Europa moderna si formano nel Medioevo, dalla democrazia comunale all'economia bancaria, alle cambiali, agli assegni, dalle monarchie nazionali alle città, dalle nuove tecnologie, l'aratro, eccetera, eccetera, la rivolta dei poveri, il Medioevo e la nostra infanzia, a cui occorre sempre tornare per fare l'anamnesi. Quindi, dall'uno al molteplice. Qui ve la faccio breve, perché in qualche modo questo è argomento del laboratorio. Vedete che nasce l'intellettuale e nasce anche una articolazione della tipologia dell'intellettuale, l'intellettuale di corte, il curialis, il doctor, il professore universitario, il trovatore, cioè il poeta professionale, quello che vive del suo lavoro di musicista e poeta, qualcosa come i nostri cantautori, se mi sentono i miei colleghi mi sparano, i poete, quelli che Dante definisce poete regulati, che sono i poeti che assumono, come dirà lui nel De Vulgari, i grandi auctores latini come propri modelli. E qui nascono nuovi generi. Nasce l'epica romanza, così diversa da quella classica, la chanson de Roland e compagnia, fino ad Ariosto, cioè nella rielaborazione dei poemi cavallereschi, e fino, badate bene, a Guerre stellari, e ai nostri, e a Il trono di spade, cioè alle fiction televisive, perché gli archetipi e i temi di queste produzioni sono tutte, come vedrete da un video che c'è nella mostra relativamente a un mito specifico, quello del Graal, che non viene proiettato più adesso, ma che abbiamo, se a qualcuno interessasse,
o il Tristano e Isotta, sono miti che funzionano ancora nel nostro immaginario postmoderno e nei generi di comunicazione di massa. La lirica, il romanzo, le laudi, il teatro, che è un teatro diverso da quello antico, è un teatro molto simile, se vogliamo, a quello brechtiano, con un'estraniazione fra, che viene operata sull'oggetto in scena. E poi i nuovi temi, il confronto incontro con l'altro. Nella chanson de Roland i cristiani hanno ragione e i pagani hanno torto, punto e basta. È un tipo di incontro molto risoluto, però ci sono anche lì, come ci saranno poi nei poemi cavallereschi, dei cavalieri islamici, musulmani, migliori di quelli cristiani. Non è così. E se noi andiamo a vedere perché sono state composte, perché per esempio è stata composta la chanson de Roland, la chanson de Roland è stato un, potremmo dirlo un po' trivialmente, un'opera di propaganda per favorire la riconquista da parte soprattutto dell'ordine cistercense della Spagna sotto i musulmani, come anche fatti storici stanno confermando recenti. Ora, l'avventura, per noi l'avventura è normale, sono i film western, sono le avventure dentro e fuori dallo spazio, le avventure, le spy stories, eccetera, ma l'avventura nasce col romanzo medievale. Vedrete uno dei pannelli della mostra in cui Chrétien de Troyes, il più grande romanziere del Medioevo francese, ci dice che cos'è per lui l'avventura. Quando un guardiano di porci incontra un cavaliere, dice: ma tu che vai cercando? E quello gli risponde: io vado cercando l'avventura. Non so che cosa, vado cercando l'avventura. Che cosa va cercando questo? Va cercando se stesso, va cercando il senso del proprio stare al mondo. Inizia in qualche modo alla lontana quello che poi sarà il romanzo di formazione. E l'amore, naturalmente, vi dicevo già prima, ma questo lo sapete meglio di me. Quindi una serie di archetipi, si scopre attraverso la letteratura l'individuo, si scopre l'io e soprattutto l'io lirico, si scopre la donna, anche se è una donna un po' speciale, perché è una donna come viene vista da un maschio, da un poeta maschio sempre, che la riduce al proprio immaginario e alla propria fantasia. Però è pur vero che acquista una centralità che non aveva precedentemente. Insomma, tutte queste sono nuove emozioni che noi abbiamo cercato di studiare sempre in questa ricerca pluriennale, componendo un database che raccoglie in un metamotore, cioè un motore che ne fa funzionare altri insieme e offre sullo schermo del computer, avete il link nella vostra cartella, tutte le emozioni presenti nella tradizione lirica romanza, in Italia, in Provenza, in Francia, nella lirica galego-portoghese. Quindi se voi volete sapere chi è che parla di rabbia, chi parla di tristezza, chi parla di amore, chi parla di dolcezza, voi andate su questo metamotore, mettete il termine latino, tristizia, ira, l'abbiamo organizzato secondo quelle che vengono riconosciute le emozioni fondamentali, e trovate anche tutte le sottoemozioni e tutti i contesti poetici in cui sono usate. Siamo quasi sfatti, abbiate pazienza, ancora un quarto d'ora, ce la fate a resistere, poi c'è un caffè, eh? Va bene, io non so manco a che punto sono arrivato a questo punto. Dunque, allora, come ci interessa tutto ciò a un certo punto? Qui abbiamo delineato un rapporto di come nasce l'intellettuale, il rapporto fra tradizione, come nasce la tradizione, che cosa significa la tradizione per gli intellettuali. Tutto ciò va a confluire in quella che diventa la grande egemonia italiana in Europa, cioè il primo canone italiano, Dante, Petrarca e Boccaccio, e il fatto che questi autori, poi ci sarà un'altra slide dedicata proprio a questi autori, si riconoscono come eredi dei poeti regulati,
cioè dei classici latini, nella Vita Nuova di Dante, come doctores illustres, come intellettuali illustri, come dice Dante nel De Vulgari Eloquentia, quelli che debbono consigliare il potere. Ratio e imperium per Dante vanno insieme. È triste quell'imperium che non tiene conto del consiglio dei propri intellettuali. Badate, qui si comincia a stabilire uno scontro, un incontro e scontro, un conflitto che attraverserà tutta la storia degli intellettuali fino ad oggi. Se aprite un giornale, pensate solo allo scontro che c'è stato sui sondaggi nelle elezioni americane e sui rispettivi staff, chi aveva capito e chi non aveva capito. Ogni imperium, ogni aspirante presidente aveva un proprio staff di doctores illustres che dovevano consigliarlo, e a volte c'è uno scontro fra ciò che consigliano gli intellettuali e ciò che fa il principe. Quindi da questi autori Dante e Boccaccio al primo canone italiano europeo, e anche allo scontro un po' per invidia, diciamolo pure, un po' perché rappresentava un modello diverso interno a questo canone fra Petrarca e Dante. Noi non ci soffermeremo su questo, ma insomma qualche cosa vi arriverà anche attraverso i pannelli, e qualcosa sapete come me e meglio di me. E anche a questo autore che normalmente viene posto un po' in subordine rispetto a Petrarca e Dante, che certamente sono due geni che fondano due modi diversi di essere intellettuale. Dante potremmo rappresentarlo come l'intellettuale critico, quello che aspira a essere la ratio dell'imperium, ma è anche contro l'imperium, è profondamente cristiano, ma dà una rappresentazione terribile della corruzione della Chiesa, e Petrarca, che invece è un intellettuale professionista, uno che ritiene che per poter agire bisogna stare all'interno del potere, e quindi gode di prebende ecclesiastiche, è ricco, diversamente da Dante, però fonda un modo di essere dell'intellettuale che si spande per tutta l'Europa, ha corrispondenti in tutta l'Europa, è onorato, omaggiato, è invitato alla corte del re di Francia, dove, badate bene, parla in latino e non in francese, perché è il latino la lingua dell'intellettuale e dei classici e dell'Europa. E Boccaccio, che omaggia straordinariamente Petrarca, si pone quasi come un suo famulus, come un suo servitorello, sto esagerando, ma insomma certamente molto ossequioso, ma nel contempo ritiene Dante grandissimo e quindi si deve barcamenare fra Petrarca e Dante, e in qualche modo dice a Petrarca, dice, beh, ma tu, dicono che tu a Dante non lo ami molto, e Petrarca risponde, come non lo amo molto? Dico, io lo amo tanto che non l'ho mai voluto leggere perché temevo di esserne influenzato, no? Certo, lui è il primo dei poeti volgari, quelli a cui io ho dedicato la mia fanciullezza. La fanciullezza, dopo è diventato grande e certo non faceva più quelle nuge, quelle bagattelle che faceva Dante. E però Boccaccio sa organizzare il discorso, sa che questi due fanno parte entrambe di una nuova modernità, di nuovi classici, ed è il primo che propone un vero e proprio canone. Lì vedrete nella mostra un disegno di mano dello stesso Boccaccio in cui quest'idea viene fuori chiaramente. E vedrete un manoscritto copiato da Boccaccio in cui Boccaccio mette insieme, copiandolo di mano sopra, la Divina Commedia, il Canzoniere di Petrarca e la propria vita di lode in onore, la composizione in onore di Petrarca e la propria vita di Dante, cioè fonda materialmente in un unico manoscritto, in un'opera, un canone, se stesso, Petrarca Boccaccio con l'aggiunta di Cavalcanti. È un primato toscano questo? Beh, certo, prima di tutto Boccaccio ha presente, lui è nato a Certaldo, Petrarca è nato ad Arezzo, Dante a Firenze, ma si considerano in qualche modo tutti fiorentini per ragioni di lingua, sia pure con qualche problema per Dante.
è un canone toscano, come Lorenzo il Magnifico stabilirà facendo un'antologia ai suoi tempi. E però non sono i primi a porre questo problema rispetto di gerarchia, di preminenza rispetto alla storia letteraria. 150 anni prima, in Francia, appunto, quel Chrétien de Troyes che io vi ho citato, qui ve l'ho lasciato in francese ma vi dico il succo, in antico francese, quindi non si capisce, no, insomma, noi italiani ne capiamo un po' più dei francesi, per loro questa è una lingua completamente estranea, badate bene, al contrario di quello che avviene per noi con la Divina Commedia, avevano già affrontato il problema, se non di un canone, di un primato. Vedete, nell'introduzione al suo romanzo, Chrétien ci dice che una volta la Grecia ha avuto l'onore della cavalleria e della cultura, della clergy, del chiericato. Del chiericato. Poi la cavalleria l'eccellenza della cavalleria e della cultura sono venuti a Roma e ora sono arrivati in Francia. Dio ci dia che sia mantenuta qui in Francia e che non se ne vada più dalla Francia. Dio l'aveva prestata agli altri, poiché dai greci, qui è saltato un coso, poiché l'aveva prestato agli altri e ora che si è estinta, io non so dove vada però questa. Aspetta, ci proviamo. Poi vediamo. Ora che è arrivata in Francia si trattenga per sempre in Francia. Vedete che quando Petrarca parla in latino alla corte del re di Francia lo fa un po' a ragion veduta, vuole dire la clergy, la cultura ormai risiede, è tornata in Italia, è tornata al latino. Da cui nuovi generi che inventano Dante, Petrarca e Boccaccio diventano i generi della letteratura europea. Il tipo di intellettuale, vi dicevo, quello critico di Dante, e anche il poeta vate di Dante nella commedia, l'intellettuale professionista e il lirico Petrarca, il narratore Boccaccio. Il modesto Boccaccio che però inventa attraverso la novella che effettivamente prelude in qualche modo il grande romanzo, inventa il genere più vicino a noi della modernità, inventa temi e modalità su cui nel suo proemio, se voi ve l'andate a rileggere al Decamerone, vedete bene, inventa di nuovo per la prima volta un ruolo alle donne, gli attribuisce un ruolo fondamentale e attribuisce un ruolo fondamentale anche, ho fatto un macello, attribuisce un ruolo fondamentale, mi muovo troppo, mi deve scusare, attribuisce un ruolo fondamentale alla narrazione e al piacere della letteratura, cioè in un colpo solo va oltre Dante e Petrarca e fonda quello che è un caposaldo della concezione moderna della letteratura. Vi faccio grazia di tutte queste altre cose, tanto ne abbiamo già parlato, vediamo come si può concludere questa cosa. Beh, c'è una frase di Morin, un sociologo francese, che ci ridà un po' il senso di quello che ho cercato di dirvi. Cioè l'Europa è un'unità molteplice. Io non direi proprio identità della non identità, come dice Morin, vedete, ma sarei d'accordo nel dire che ciò che fa l'unità della cultura europea non è la sintesi giudeo-cristiano, greco-romana, anche perché qui bisognerebbe aggiungere la cultura bizantina, la cultura islamica, la cultura medio orientale e il gioco non solo complementare tra queste istanze. Si tratta appunto della loro dialogica
Questo è un termine che vi raccomanderei con gli studenti, e raccomanderei per capire bene che cos'è la letteratura europea, perché la letteratura europea, come l'identità europea, è innanzitutto un'unità dialogica che si basa sul superamento delle frontiere e su una letteratura europea che è una letteratura complessa, stratificata, di lunga durata e nello stesso tempo stratificata, ma in modo tale che, grazie alla tradizione, contempla l'innovazione e che può essere compresa nella contemporaneità, tenendo i piedi nella contemporaneità, soltanto riconoscendo le proprie radici. Questo ci può servire a scuola, ci può servire nel rapporto con gli studenti? Beh, io penso di sì, perché può dare un senso, una funzione allo studio letterario, può dare una funzione al rapporto fra letteratura e ciò che loro vivono fuori, può dare un senso alla funzione della scuola nel mondo di oggi e nella crisi della identitaria della cultura europea di oggi, che credo possa essere uno dei problemi fondamentali da affrontare a scuola. Uno delle ricerche che noi abbiamo portato avanti, vi ho detto, è un sondaggio fatto attraverso gli studenti su che cosa loro intendano come autori europei. Quali sono gli autori più importanti della letteratura europea, abbiamo chiesto. Quali sono quelli più trasgressivi? Quali sono quelli che vi piacciono di più? Tutta una serie di domande che troverete in queste pubblicazioni e sul sito. Beh, questo per esempio potrebbe essere un esperimento, sarebbe molto bello se voi poteste farlo nelle vostre classi, perché credo che gli studenti si divertirebbero anche parecchio. Provate a chiedere quali sono i loro autori fondamentali, provate a chiedere anche magari quali sono le fiction e perché che loro preferiscono e se ci sono rapporti fra queste fiction e i testi letterari. Insomma, voi potete inventare dei percorsi, dei canoni, la ricerca di canoni diversi da quelli che tradizionali e vedere anche attraverso questo come si può modernizzare quella famosa espressione di Curtius, lo studio della letteratura. Beh, insomma, abbiamo finito all'ora giusta. Allora, prendiamo posto. Se prendete posto, iniziamo la seconda parte dell'appuntamento di oggi, che è il laboratorio. Ok. Allora, si sente? Sì. Allora, buonasera a tutti. Io sono Fabrizia Brandoni, lui è Carlo Seravalli e diciamo noi quello che cercheremo di fare dopo questa importante e profonda lezione del professor Antonelli e quello che faremo anche nei prossimi incontri sarà cercare di capire insieme, noi siamo due insegnanti di scuola anche noi, e di capire insieme come diciamo i moltissimi stimoli e più complessivamente l'approccio che il professor Antonelli oggi, ma anche i professori che incontreremo nei prossimi appuntamenti ci proporranno, può poi effettivamente diventare un percorso che noi possiamo svolgere a scuola, perché poi è un po' questo spesso la problematica, no? Cioè come riusciamo poi a declinare in qualcosa che è trasmissibile e fattibile nei tempi scolastici, nella dimensione scolastica, questi discorsi che insomma avete visto, no? Sono grandi, importanti e hanno proprio, cioè diciamo così, quello che propongono è uno sguardo complessivo di un certo tipo sulle materie che insegniamo. Allora diciamo che oggi il laboratorio, dati i numeri, almeno quello di oggi non sarà un laboratorio, nel senso che purtroppo dovremmo ripetere una situazione di tipo frontale come quella che avete diciamo vissuto nelle due ore precedenti, però appunto diciamo lo chiamiamo laboratorio perché ha questo risvolto più didattico. Diciamo che oggi il percorso che avevamo pensato di proporvi sarà, rispetto a quelli degli appuntamenti successivi,
diciamo, un pochino più contenutistico, mentre gli appuntamenti prossimi lavoreranno di più invece sull'aspetto metodologico e anche, diciamo, su un aspetto, se volete, più attivo e creativo nella costruzione del percorso, sia da parte nostra che da parte degli studenti. Quindi, diciamo, mi rendo conto che avete già incamerato tante cose nella lezione precedente e, diciamo, vi chiediamo un po' la disponibilità di provare a farlo ancora un po', perché appunto oggi, diciamo, il lavoro sarà un po' di questo tipo. Vi appunto, diciamo così, un po' anticipo che però nei prossimi laboratori, diciamo, avremo una modalità differente. Credevamo pure che fosse giusto alternare appunto dei laboratori più metodologici a dei laboratori un pochino più contenutistici. E quindi, ecco, insomma, iniziamo e con questa piccola premessa, e insomma grazie a tutti per essere qui e per l'ascolto e l'attenzione che ci darete. Cerchiamo, se è possibile, almeno questo, dati i numeri, di riuscire a finire in modo che almeno un quarto d'ora, 10 minuti per le domande, per gli interventi, qualsiasi cosa, possiamo condividerla. È difficile farlo mentre spieghiamo, perché mentre condividiamo, diciamo, il percorso, perché siamo molte persone, però assolutamente qualsiasi di voi che abbia voglia di fare, diciamo, un'osservazione, abbia cose da chiedere, da aggiungere, da eventualmente correggere, assolutamente, diciamo, segnatevi le cose, cerchiamo il modo di condividerle. Speriamo oggi, se non riusciamo oggi, la prossima volta, però cerchiamo di farlo oggi perché chiaramente ha più senso, visto che siamo tutti freschi sul ragionamento che stiamo facendo. Quindi grazie. Allora, io vi espongo adesso brevemente qual è l'argomento, diciamo, di questo laboratorio. Allora, noi ci siamo soffermati su, rispetto appunto al grande percorso appunto che il professore ha delineato nella sua lezione, ci siamo soffermati in particolare su un punto che ci sembra appunto dalla lezione del professore emergeva l'importanza di questo punto, ci sembra appunto un passaggio nodale nella formazione di quella che potremmo chiamare la cultura europea, cioè questo tessuto culturale europeo in qualche modo diffuso e condiviso. Questo passaggio è il momento in cui la cultura classica, quindi la cultura classico-pagana potremmo dire, quindi la cultura greca e latina, viene da una parte assimilata e quindi, in quanto assimilata, viene tramandata dal Medioevo cristiano. Questo è, diciamo, il punto di partenza, è ciò che noi pensiamo sia importante che gli studenti capiscano, cioè quanto sia stato fondamentale questo snodo avvenuto a partire dai primi secoli del Medioevo e poi proseguito nel Medioevo fino ad arrivare a Dante. E sul piano metodologico, appunto, ci siamo chiesti in che modo far capire in modo, diciamo, significativo agli studenti questo passaggio e soprattutto far percorrere questa strada che ha permesso a questi classici latini e greci di trasmettersi nel Medioevo cristiano. E la risposta che ci siamo dati è che appunto sul piano del metodo fosse utile seguire un caso, cioè prendere un personaggio dell'antichità, uno scrittore, e come sapete, immagino il professore l'ha già anticipato, questo scrittore è Virgilio, e ripercorrere in modo semplice, ovviamente, in modo semplicemente, diciamo, schizzato più che proprio in modo accademico, però ecco, ripercorrere nei suoi snodi fondamentali il passaggio che, diciamo, le varie tappe del percorso che hanno portato Virgilio a sopravvivere nello stesso tempo, ad assumere nuovi significati nel corso del Medioevo, in quanto appunto perché abbiamo scelto Virgilio? Perché appunto da una parte Virgilio ovviamente è un grande autore, forse il principale degli autori latini che si studiano nella scuola, forse sin dalle primissime esperienze scolastiche. Dall'altra parte perché questo autore ci forniva la possibilità di arrivare a un punto che
per noi rappresenta il punto di arrivo di questo percorso, ossia Dante. Il fatto che Dante, che è ugualmente argomento di scuola sin dalla scuola, diciamo, quasi elementare, rappresenti per noi nel nostro percorso il punto d'arrivo. Quindi, appunto, ripeto, il percorso che vi delineeremo ha come punto di partenza il Virgilio storico, diciamo il Virgilio augusteo, e come punto d'arrivo il Virgilio dantesco, che sintetizza, diciamo così, ciò che Virgilio era diventato nel corso di secoli, nel corso dei secoli medievali. Quindi, appunto, come vedrete, questo si tratta anche di ripercorrere una sorta di metamorfosi, in un certo senso, di cambiamento, di trasformazione. Quindi, ecco, adesso, quindi immaginate il percorso in questo modo: punto di partenza il Virgilio storico, punto d'arrivo il Virgilio dantesco. Cerchiamo, ecco, di ripercorrere ciò che c'è in mezzo, cosa che spesso in qualche modo sfugge. Sì, magari appunto ci può aiutare anche, pensando alla lezione del professore, l'immagine che lui ha utilizzato dell'albero, no? Cioè, appunto, tutto quel discorso che secondo me si capirà meglio nell'insieme, alla fine di questo percorso che faremo insieme in questi incontri. Cioè, il ragionamento che il professore faceva sulla lunga durata, no? Citando appunto quei personaggi che erano Curtius, Auerbach. Ecco, diciamo che sicuramente il lavoro che noi vi proponiamo lavora un po' intorno a quell'intuizione lì, cioè appunto all'idea che ci siano degli elementi di lunga durata che appunto hanno permesso, diciamo, sia appunto la formazione di alcune figure, come in questo caso la figura di Virgilio, appunto, però questa figura si è, diciamo, ha subito una metamorfosi in parte, come diceva, no? Rimanendo se stessa e trasformandosi. E la figura di Virgilio, appunto, no? Può dare l'idea di che cosa quindi vuol dire avere a che fare con la tradizione, attualizzarla come ha fatto Dante e confrontarci noi stessi con questa operazione, no? Quindi, appunto, diciamo, mi risuonano, penso a tutti quanti voi, no? Cioè, le parole del professore sicuramente ci possono aiutare a capire un po' questa proposta. E un elemento pure per cui abbiamo scelto Virgilio è che, Virgilio e Dante, è che anche se in modi diversi, sia Virgilio che Dante si insegnano, diciamo, sia alle medie che alle superiori, no? Noi abbiamo deciso di non dividervi per ordine di scuola, perché ci sembrava appunto che comunque fosse invece un'opportunità da vivere tutti insieme, sia che dei professori si mescolassero e sia poi di non dare un taglio, no, troppo da superiori. Cioè, facciamo una proposta che poi ognuno può provare a declinare, ecco. Diciamo che Virgilio, come sapete, alle medie si fa un po' spezzettato, no? Perché si fa l'Eneide in prima e poi si fa la Divina Commedia in seconda media e quindi si rincontra Virgilio in seconda media. Invece, vabbè, alle superiori si fa un percorso un po' diverso, però appunto sono autori che appartengono sostanzialmente ai nostri programmi. Allora, noi... Il primo punto, anche a livello didattico, che diciamo vi proponiamo è di provare ad osservare questa metamorfosi a partire dalle rappresentazioni, dall'iconografia, no? In quanto l'immagine è qualcosa che in maniera anche diciamo immediata ci può restituire una trasformazione, e questo anche a scuola può essere importante. Allora, aspettate che io provo a far funzionare, dobbiamo spegnere la luce o si vede? No, no, si vede così. Si vede, vero? Ok. Allora, ecco qua. Allora, partiamo appunto da questo, diciamo, da questo abbinamento, no? Cioè, da una parte abbiamo appunto il Virgilio, in realtà appunto questo è già una rappresentazione tarda di Virgilio, però possiamo dire appunto il Virgilio classico, dall'altra abbiamo il Virgilio come compare nella Divina Commedia, ok? Allora, diciamo, già semplicemente osservando questo confronto è evidente che probabilmente tutti quanti noi spesso non riflettiamo a sufficienza su questa operazione, cioè non riflettiamo a sufficienza che in realtà il Virgilio, diciamo, che appunto nella nostra cultura legato a Dante è sostanzialmente appunto quello che vediamo nella miniatura con l'abito rosa, in realtà appunto, no, cioè originariamente è un personaggio che diciamo così appartiene a un ambito culturale e storico molto diverso. E questa cosa, per esempio, quando
presentiamo la Divina Commedia ai ragazzi, spesso la diamo un po' per scontata, cioè non interroghiamo questo passaggio che viene fatto, no? Non interroghiamo perché, appunto, cioè, questa è una rappresentazione di Virgilio, no? In un mosaico del III secolo d.C., una rappresentazione, appunto, diciamo, no? In cui Virgilio è giovane, intanto, no? E appunto ha i capelli corti e senza barba, ha appunto la toga ed è rappresentato su uno scranno e intorno a sé ha le muse, no? Quindi diciamo che viene rappresentato come un aristocratico romano e con gli elementi della, diciamo, della sua, del suo magistero poetico ha infatti in mano, no, anche, diciamo, il rotolo con la sua opera. Di nuovo anche qui vediamo che questa rappresentazione, che è più tarda, perché questa è all'inizio del V, quindi chiaramente vediamo che lo stile rappresentativo è già profondamente diverso, però gli elementi che lo caratterizzano sono gli stessi, no? Quindi Virgilio è sempre giovane, sbarbato, ha chiaramente un viso appunto più stereotipato, e ha in mano sempre un rotolo, a fianco appunto a ciò che contiene la sua opera, ed è sempre rappresentato seduto in cattedra. Ora, appunto, se noi diamo un'occhiata a questa miniatura, no? La persona che voi vedete che ha appunto il braccio alzato e che sta in qualche modo rivolgendosi a Dante è esattamente Virgilio, no? E vediamo chiaramente che siamo di fronte a qualcosa di totalmente diverso. Intanto è una persona anziana che ha un atteggiamento, sembra quasi, no? Con, diciamo, è vestito in una maniera del tutto diversa, ha la barba lunga e ha un atteggiamento quasi, potremmo dire, sembra un patriarca, no? Andiamo a vederne qualcun'altra. Ecco, vedete anche qui, no? Vedete, qua addirittura Virgilio ha questi capelli molto lunghi, quest'abito di nuovo abbastanza, diciamo, come dire, no? Elegante, comunque importante, e di nuovo è rappresentato con la barba e una persona anziana. Vai, vuoi andare? Vai. Sì. Vediamo qualche altra miniatura prese da manoscritti della Divina Commedia. L'immagine che prevale, appunto, come diceva Fabrizio, è quella dell'anziano, del vecchio con barba, e qua appunto abbiamo sempre un manoscritto del XIV secolo, questo l'abbiamo già visto, ve l'abbiamo mostrato all'inizio. Questo è un manoscritto, pensate, di metà 400, che però rappresenta ancora Virgilio in questo modo, quindi siamo già in un'età, diciamo, già all'interno della fase umanistica, ancora abbiamo una rappresentazione appunto come un anziano con barba lunga e in questo caso con pochi capelli addirittura, la stessa cosa che si vede qui. Ah, questo è molto. Questo purtroppo abbiamo trovato soltanto una riproduzione piuttosto un po' sgranata, però lo vedete qua sulla destra, siamo sempre nel primo canto dell'Inferno, ha questo abito, diciamo, molto elegante, molto sgargiante, anche colorato. Qui in questo caso viene rappresentato con un copricapo di foggia, diciamo, medievale, ovviamente, sempre anziano. Qui ugualmente abbiamo sempre, quindi vedete nelle miniature della Divina Commedia l'iconografia tipica di Virgilio è questa qui. Addirittura questa iconografia, questa rappresentazione sopravvive fino a Botticelli. Queste sono una sempre presa illustra sempre il primo canto dell'Inferno, e vedete che anche in questo caso, nonostante Botticelli sia, diciamo, appunto un artista già pienamente umanista, vedete che la rappresentazione di Virgilio che vedete qui quasi un po' nascosto nella foresta è sempre di tipo medievale, cioè l'anziano con il copricapo, barba, e quindi appunto un vecchio, un anziano. Allora, quindi facciamo, qua avevamo schematizzato le varie differenze, diciamo così, in questo schema. Quindi abbiamo il Virgilio, nella tradizione tardantica, appunto, come abbiamo detto, un uomo giovane, sbarbato, con capelli corti, quindi con una tipica foggia appunto romana, indossa la toga ed è l'autore dell'opera, ovviamente, perché quelli che avete visto sono soprattutto il Virgilio Vaticano, è uno dei più antichi codici che riporta l'opera di Virgilio, ed è seduto in cattedra. Invece il Virgilio dantesco, quindi potremmo dire il Virgilio medievale,
È un uomo anziano, ha barba lunga e spesso capelli lunghi, bianchi, abiti medievali, molto spesso abiti eleganti, di foggia colorata, sgargiante, ed è personaggio dell'opera e soprattutto una cosa diciamo interessante è che spessissimo rappresentano nelle azioni più, insomma è un personaggio attivo, molto, molto mobile, che ha un atteggiamento ovviamente paterno nei confronti del poeta. Qua ci siamo chiesti, questa iconografia medievale del vecchio, dell'anziano in qualche modo patriarca, quali modelli possiamo individuare nella, diciamo, nel panorama della miniaturistica medievale? Allora, io direi che due li possiamo citare, sono un po', se vogliamo, il secondo forse un po' una provocazione, però insomma, allora, vedete questa immagine che vedete qua sulla sinistra è una rappresentazione in un codice alto medievale di Sant'Agostino, quindi vedete che è ugualmente seduto in cattedra, però vedete che il santo, il sapiente, il filosofo è rappresentato nell'ottica medievale molto spesso come una persona anziana, cioè l'anzianità viene individuata come rappresentazione della sapienza, sostanzialmente. La stessa cosa avviene per Mago Merlino. Vedete che, lo vedete qua, il personaggio sulla sinistra è anch'esso rappresentato, quindi anche diciamo, il mago, in un certo senso, tant'è vero che poi di Mago Merlino è rimasta anche un po' nella Vulgata questa idea dell'anziano con barba lunga, in quanto appunto compare in questo modo nell'iconografia medievale. Vabbè, quindi diciamo che riprendendo questa miniatura, secondo me molto bella, appunto proviamo, no, Carlo l'ha già anticipato, appunto questa iconografia, cioè questi tratti fisici, che tipo di persona diciamo, vogliono raccontare, no? Questi attributi, quindi che significato potremmo dire morale in qualche modo hanno nel mondo medievale? Hanno, diciamo, ci sembra che possano avere, no? Che appunto che diciamo, il confronto anche con altre miniature ci spinge a pensare che possano andare in quella direzione. Allora appunto abbiamo detto, no? Che la vecchiaia, come ha appena detto Carlo, diciamo, no? Siamo in un contesto culturale in cui diciamo, appunto, spesso il saggio è rappresentato come un uomo anziano, dicevo prima come un patriarca, no? E diciamo, aggiungo questo aspetto perché poi tornerà nelle cose che diremo dopo, spesso questo personaggio, cioè questo patriarca, questo sapiente, nella realtà diciamo, medievale, uso questo termine in maniera generica, sapendo benissimo che detta così poi non vuol dire granché, no? Però perdona, insomma, fatemelo passare, cioè nel contesto medievale spesso questo personaggio è anche colui che ha diciamo, una conoscenza totale della realtà, no? Che però appunto non è mai una conoscenza specialistica, ma è una conoscenza di tipo enciclopedico. Cioè, no, se avete presente tutti quanti nella Divina Commedia, effettivamente Virgilio, no, spiega a Dante questioni di astronomia, questioni che hanno a che fare con diciamo, le dinamiche terrestri, gli spiega quello che vede. Cioè, un personaggio in qualche modo che si intende, no, di tutto quello che ha a che fare con l'esperienza. E questa, diciamo, questo modo di intendere il sapere è sicuramente un tratto che si ritrova appunto nella cultura medievale. L'altro aspetto appunto che mettiamo in evidenza è che questo personaggio, in tutte le miniature che abbiamo visto, che cosa sta facendo? Accompagna Dante nel suo viaggio ultraterreno. Quindi sostanzialmente quel personaggio che noi avevamo visto, no, sullo scranno con le muse, e che tutti sappiamo appunto, no, in che contesto è nato, in che contesto ha scritto la sua opera, per quali motivazioni, cioè di fatto qui è inserito completamente in un contesto cristiano, che gli era totalmente estraneo, no? E Dante lo sceglie, cioè lo inserisce, lo fa diventare personaggio di questo suo viaggio e lo fa diventare personaggio e guida. E questo, no, diciamo, come diceva Carlo, fa sì poi che Virgilio non è più seduto su appunto uno scranno, ma nella Divina Commedia, l'abbiamo visto nelle miniature, fa le cose più impensate, prende Dante in braccio quando Dante ha paura, gli copre gli occhi, va a parlare con i diavoli, cioè è un personaggio appunto che diventa appunto personaggio narrativo. E quindi diciamo, no, pensiamo se Virgilio veramente l'avesse saputo, no, lui che era una persona diciamo probabilmente molto più tranquilla e ritirata, cioè anche questo, no, che passaggio che avviene. E poi appunto questa cosa, le dicevo, del dinamismo, cioè il fatto che questa persona è
messa in queste situazioni narrative, spesso pericolose, spesso avventurose, che lui spesso controlla, spesso non controlla, no? Nella Divina Commedia lui a volte riesce, a volte non riesce a portare avanti Dante dove vorrebbe, a volte ha bisogno dell'intervento di altre, cioè di altri messi celesti. Allora, diciamo, quello che ci siamo chiesti con Carlo e che vorremmo condividere insieme è, cioè, una volta, diciamo, colta questa, cioè, questa grandissima, no, elemento, come possiamo dire, proprio di, cioè, di attualizzazione che Dante compie, per cui appunto prende un personaggio che era fortemente caratterizzato in un contesto culturale e lo, diciamo, lo cristianizza completamente, no? E lo fa diventare, diciamo, appunto la sua guida spirituale. Quello che, diciamo, un pochino volevamo capire era come mai, cioè, diciamo, come mai questa cosa avviene? Che cosa succede? Allora, appunto, cioè, quindi quello che vi diceva Carlo, cioè questo passaggio, attraverso quali sono stati gli snodi che hanno reso possibile la trasformazione di questa figura? Perché ciò avviene? Cioè, è funzionale a qualcosa? Prima il professor Antonelli ci ha già detto delle cose molto importanti sulla funzione del cristianesimo e nel passaggio tardo antico e il rapporto del cristianesimo con la cultura classica, no? Però adesso questa cosa la riprenderemo. Quindi attraverso quali passaggi, quali sono gli snodi, perché ciò avviene? E soprattutto, questo forse è appunto un altro aspetto interessante da condividere, quali sono gli strumenti concettuali che permettono, appunto, diciamo, no, alla cultura tardo antica di operare questa trasformazione, cioè di far sì che questa cosa sia accettabile, no? Perché questo non avviene, diciamo, avviene, vedremo, all'interno di una realtà che questa cosa la codifica, l'accetta e la compirà anche su altri personaggi, su altri eventi, su altre figure. Quindi ci troviamo di fronte appunto ad un armamentario concettuale che prende un pezzo di realtà e la fa diventare un'altra cosa. È importante per molti motivi. Uno dei motivi è perché poi questa realtà è arrivata fino a noi in qualche modo, no? Quindi questo passaggio di mediazione è importante capirlo. Bene, quindi vediamo a questo punto i passaggi che hanno reso possibile questa trasformazione. Allora, noi abbiamo detto, io ricapitolerei un attimo, cioè le caratteristiche che noi abbiamo visto sono, le riassumerei in due grossi, diciamo, due grossi concetti, due grosse categorie. Allora, da una parte abbiamo il Virgilio, cioè il Virgilio dantesco in che modo è caratterizzato? Da una parte appunto è dotato di un sapere enciclopedico enorme, profondissimo, e dall'altra parte ha a che fare, è inserito in un contesto cristiano. Cioè queste sono i due pilastri. Allora, come è avvenuta questo passaggio, che fondamentalmente non appartenevano al Virgilio storico, ovviamente, nel senso, ovviamente non gli apparteneva la cristianità, ma anche, diciamo, come possiamo dire, il concepire se stesso, la propria opera come grande enciclopedia del sapere, era in qualche modo, sotto molti aspetti, a lui estraneo. Allora, l'operazione, diciamo, i passaggi che hanno permesso invece questa nuova visione di Virgilio avvengono soprattutto in età tardantica e poi hanno veramente nel Medioevo questa lunghissima durata che arriva fino a Dante. Allora, partiamo dal Virgilio sapiente, dotato di un sapere enciclopedico. Ecco, questa visione di Virgilio ci viene attestata fondamentalmente per la prima volta appunto in età tardantica, e la più importante espressione che ci è rimasta di questa concezione ce l'abbiamo appunto nei Saturnalia di Macrobio. I Saturnali sono un dialogo in cui appunto vari intellettuali della Roma tardo antica, pagani, attenzione, pagani, discutono di varie tradizioni pagane, e un blocco importantissimo dell'opera, pensate, l'opera in 7 libri, gli ultimi i primi 2 libri non riguardano Virgilio, mentre 5 libri su 7 riguardano l'opera di Virgilio, all'interno della quale vengono trovate, cioè si dimostra la sapienza di Virgilio sostanzialmente in ogni disciplina, compresa astronomia, retorica, e quindi appunto vediamo che all'interno della tradizione pagana, attenzione, si va formando questa concezione di Virgilio come grande sapiente.
Questa tendenza, diciamo, a sovrainterpretare l'opera virgiliana, cioè a vedervi all'interno contenuti appunto che io definirei appunto a sovrainterpretare, cioè a vedervi appunto la summa del sapere, viene potenziata da, con la tecnica che il professore prima ha illustrato, cioè l'allegoria. Con questo autore, diciamo un autore ormai già della primissima età medievale, questo Fulgenzio, sicuramente africano, vissuto diciamo nella parte occidentale dell'Africa fra V e VI secolo, questo diciamo intellettuale scrive un'operetta in cui immagina che gli appaia Virgilio in persona, forse è l'unica, non so, altra attestazione di Virgilio come personaggio che compare, e praticamente Fulgenzio interpreta per bocca, mette in bocca di Virgilio un'interpretazione allegorica dell'Eneide, in cui potete vedere qua nella dispensa che vi abbiamo dato c'è lo schema intero che riguarda tutti quanti i libri, qua abbiamo sintetizzato i libri principali. Allora vedete che l'Eneide viene letta come la storia dell'anima. Il significato allegorico dell'Eneide viene visto come la storia dell'anima dell'uomo dall'infanzia fino all'età matura e quindi dalle prime esperienze infantili fino alla filosofia a cui si accede in maturità. Vedete che il libro primo, che sono per esempio La tempesta scatenata, l'arrivo a Cartagine, è la nascita che avviene fra la tempesta del mondo. È interessante pure questo, il viaggio, il libro terzo, Viaggio verso l'Italia, morte di Anchise, ultime avventure infantili, fine dell'infanzia con la morte di Anchise, cioè la separazione della figura paterna, quindi c'è questa cosa. Particolare spessore viene dato al libro sesto, in cui diciamo, gli inferi nell'Eneide vengono visti come tanti capitoli della conoscenza filosofica, cioè allegoricamente tutti i personaggi che Enea incontra nell'inferi vengono visti come allegoria di varie branche della filosofia, di varie esperienze filosofiche che l'anima compie nella sua maturità. Dico soltanto una cosa, poi chiudo, potete capire quanto questa visione che Dante, fra l'altro, non sappiamo se conosceva Fulgenzio, ma sicuramente conosceva questa tradizione che arriva fino agli autori della scolastica, Dante ci, diciamo, accenna nel Convivio proprio a questo tipo di interpretazione dell'Eneide, potete capire quanto possa aver influenzato anche la stessa genesi della Divina Commedia, no? Cioè anche lì si parla della storia allegorica, il Dante personaggio è allegoria del percorso, percorso spirituale che compie un'anima. Allora, adesso focalizziamo appunto su un'altra, come dire, appunto fonte che può essere stata alla base di questa trasformazione. Allora, siamo sempre in ambito tardo antico. Il testo appunto che vedremo è il testo del biografo di un personaggio molto importante, cioè dell'imperatore Costantino, cioè di quell'imperatore che sappiamo essere stato fondamentale, no, nel rendere il cristianesimo non più una religione perseguitata, ma nel renderla appunto una religione prima accettata e poi una religione di Stato. Quindi un personaggio, diciamo, no, che rappresenta uno snodo importantissimo, diciamo, della storia che ci stiamo raccontando. Allora, Eusebio, appunto, lui è il biografo di Costantino, no? Nei libri che sono dedicati alla vita di Costantino, viene trasmesso, diciamo, come quinto libro, un libro in cui è contenuta un'orazione che Costantino avrebbe, diciamo, tenuto davanti al clero. E questo, diciamo, il testo è in greco e diciamo che nel testo Costantino, mentre parla con il clero, fa riferimento alla quarta egloga di Virgilio. Già adesso molti di voi, che immagino la conosceranno perfettamente, si accorgeranno che il testo greco che noi qui abbiamo tradotto già cambia delle cose rispetto all'originale latino, no? Però la cosa poi ancora più interessante sono le parole di Costantino o di chi gliele mette in bocca nel commentare questo passaggio. Allora, questo è il passaggio, no, della quarta egloga, molto famoso, in cui appunto, no, qui si fa riferimento a questo puer che porterà probabilmente, no, la pace, un momento appunto di serenità
all'impero. O Luna, dispensatrice di luce, adora il bambino appena generato che ha concesso una generazione d'oro in luogo di quella del ferro. Durante il regno di costui, infatti, tutte le piaghe dei mortali vengono risanate e cessano i gemiti dei malvagi. Allora, immaginatevi quindi che la situazione sarebbe che Costantino, mentre parla al clero, quindi, a un certo punto fa riferimento a questo testo letterario e lo commenta così. Queste sono le parole di Costantino. Diciamo, oppure adesso vedremo se sono di Costantino, se sono di Eusebio, cioè il suo biografo, o se diciamo di qualcun altro, ora questa cosa la capiremo meglio. Dice, Costantino dice, ci accorgiamo che questi concetti sono stati espressi mediante l'allegoria, in maniera chiara e insieme oscura. Conosceva Virgilio, infatti, credo, il beato ed eponimo mistero del Salvatore, ma per sfuggire alla feroce crudeltà, condusse le menti di quelli che lo ascoltavano verso realtà loro familiari e disse che bisognava erigere altari, edificare templi e compiere sacrifici per il neonato. Allora, qua diciamo Costantino cosa sta dicendo evidentemente? Cioè sta dicendo che Virgilio, no? E lo sta dicendo nel terzo secolo, nel quarto secolo, diciamo, adesso vediamo di quando è questo testo, cioè lui sta dicendo che in realtà Virgilio nella quarta egloga, no? Intendeva a parlare in maniera appunto chiaramente velata della venuta di Cristo, ok? Quindi diciamo, no? Come diceva Carlo, questa è naturalmente una sovrainterpretazione. Quello che è interessante è che questa sovrainterpretazione nella tradizione viene riportata nelle parole di Costantino. Allora, abbiamo detto che diciamo, questo testo è all'interno appunto della biografia di Eusebio. Diciamo, potrebbe essere chiaramente che potrebbe mettere in dubbio il fatto che Costantino questa orazione l'abbia mai pronunciata. Però diciamo così, che quindi questa orazione potrebbe essere stata scritta da Eusebio, se, diciamo, Eusebio l'ha scritta anche se, cioè, diciamo, non racconta qualcosa che è successo veramente. Diciamo, questo non toglierebbe forza a questa, diciamo, comunque a l'importanza, perché Eusebio è comunque qualcuno che fa parte dell'entourage costantiniano. Se non è stato Eusebio, comunque il testo di cui parliamo è databile al V secolo massimo, quindi parliamo comunque di un testo antico, cioè vuol dire che in quel momento qualcuno ha avuto interesse a che Costantino dicesse queste parole. Ora, se poi Costantino l'ha dette veramente, chiaramente cambia ancora di senso. Se invece l'ha dette Eusebio o qualcuno gliel'ha fatta dire, vuol dire intanto che in quel momento era presente una lettura cristiana della quarta egloga e che soprattutto si pensava che fosse importante che questa lettura venisse detta dall'imperatore che aveva, diciamo, tra virgolette, come dire, no, sdoganato il cristianesimo, cioè l'aveva reso una religione dell'impero romano. Quindi questi elementi, diciamo, teniamoli presenti perché, come tutti sappiamo, l'interpretazione cristiana della quarta egloga, che qui quindi abbiamo visto databile al IV-V secolo, noi la ritroviamo esattamente, questo vediamo, questo è Dante e Virgilio, e il personaggio che, diciamo, no, sta quasi baciando i piedi a Virgilio è Stazio. Come sappiamo, appunto, no, nel XXI, nel Purgatorio, che cosa succede? Succede questa cosa, appunto, bellissima, ma insieme incredibile, e cioè che Stazio dice a Virgilio che lui è diventato cristiano grazie a Virgilio stesso, no? E come? Interpretando in maniera cristiana proprio la quarta egloga. Lo possiamo leggere insieme, no? Gli dice appunto, Virgilio gli chiede, ma quali candele, leggo questo pezzo perché è molto bello anche poeticamente, ti stenebrarono, no? Ti tolsero le tenebre, sì che tu drizzasti poscia di retro al pescator le vele, cioè quali candele, no, ti hanno reso possibile di diventare cristiano, no? Di andare dietro il pescatore. Ed è lì, e Stazio risponde a Virgilio, tu prima mi inviasti verso Parnaso a berne le sue grotte e prima presso Dio m'alluminasti, facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro e se non giova, ma dopo sé fa le persone dotte. Quando dicesti, secol si rinnova, torna a giustizia e primo tempo umano e progenie scende dal ciel nova. Per te poeta fui, per te cristiano. Cioè, quindi, no, che cosa sta dicendo Stazio qui? Dice, io sono diventato prima per te poeta,
Poi, attraverso la lettura delle tue opere, io mi sono fatto cristiano, e quel pezzo che abbiamo sottolineato è appunto una citazione della quarta egloga. E in più gli dice, no? Gli dice una cosa bellissima che ci fa capire anche, no? Spesso la malinconia, la nostalgia del personaggio Virgilio nella Divina Commedia. Cioè gli dice: tu hai fatto come quello che va di notte, no? Che porta il lume dietro di sé. Quindi a quel lume a lui non gli serve a nulla. Infatti sappiamo che Virgilio, no, non potrà, cioè diciamo con questa sua lettura cristiana lui non ci fa nulla, no? Non può ambire a nient'altro che al limbo. Dice: però, no, hai fatto dopo di te le persone dotte. Quindi con quel lume tu hai aiutato quelli che sono venuti dopo. E qui, diciamo, continuando nella lettura, no, a un certo punto lui gli dice: già era il mondo tutto quanto pregno della vera credenza, seminata per i messaggi dell'eterno regno, e la parola tua, cioè quella di Virgilio, sopra toccata, si consonava ai nuovi predicanti. Cioè gli sta dicendo: la tua parola, no, era consona al cristianesimo, questo. E alla fine gli dice di nuovo: tu dunque che hai levato il coperchio, che levato hai il coperchio che m'ascondeva quanto ben io dico. Diciamo, abbiamo sottolineato anche questi versi per questa idea proprio, no? Cioè, hai levato il coperchio, cioè quindi mi hai reso possibile capire qualcosa che era altrimenti velato, altrimenti oscuro. E quindi qui l'importanza della pratica dell'interpretazione. Ok, allora andiamo un po' rapidamente perché purtroppo alle 6 dobbiamo far entrare l'altro gruppo. Allora, noi avevamo detto attraverso quali passaggi, e l'abbiamo chiarito, cerchiamo di chiarire le ultime due domande che ci eravamo fatte all'inizio, cioè perché questa cosa è avvenuta, no? Quali motivazioni? Ormai questo mi sembra che è chiaro a tutti, lo diceva Fabrizio, l'ha detto il professore durante la lezione. E ce lo fa capire la stessa idea o di Costantino, chi per lui, Eusebio, chi è stato a comporre quella orazione, la necessità che si poneva nel IV secolo, nel momento in cui il cristianesimo diventava religione che veniva inglobata nello Stato romano, che fino a quel momento l'aveva sostanzialmente osteggiata in modo più o meno violento, si poneva il problema di dimostrare che religione cristiana e Stato romano, e quindi cultura romana, non erano in antitesi fra di loro. E quindi utilizzare l'allegoria, dare una lettura e mettere questa lettura in bocca a Costantino, no? Dare una lettura di Virgilio come in qualche modo profeta del cristianesimo, mettere questa lettura in bocca a Costantino significava di fatto ufficializzare la non anteticità fra queste due entità, cioè fra Stato romano, cultura romana e cultura cristiana. Anzi, le due cose potevano convivere, non soltanto potevano convivere, erano frutto dello stesso processo storico. Cioè lo Stato romano in qualche modo si compiva, prefigurava e quindi si compiva nell'avvento del cristianesimo. E infine chiudiamo con, dicevamo, quali mezzi sono stati utilizzati. Questo ci sembra molto importante sia per la lettura della commedia, ma in generale appunto da far capire agli studenti. Allora, come abbiamo visto, i mezzi sono sostanzialmente uno che rientra sotto la grossa categoria dell'allegoria. Sulla scia di un saggio di Auerbach, figura, noi abbiamo distinto due tipi di categorie di allegoria. L'allegoria vera e propria, che traduce il significato letterale di un'opera in un contenuto astratto e morale. Cioè l'allegoria in sé per sé in che cosa consiste? In una lettura allegorica morale di un passo di un testo. Cioè bisogna trovare una morale, cioè un insegnamento a un determinato passo, che quindi assume valore. In questo modo, chiaramente, attenzione, l'allegoria, come abbiamo detto, io mi ero dimenticato prima di dirlo, questa cosa, mi scuso, è molto importante. Fulgenzio, vi ricordate Fulgenzio, quello che interpreta l'Eneide? È cristiano. Tuttavia, nella sua interpretazione dell'Eneide, non c'è una lettura cristiana dell'Eneide, c'è una lettura moralizzante, allegorico-moralizzante, probabilmente erede di una lettura che già avveniva nei circoli pagani. L'allegoria morale, diciamo moralizzante, non è prodotto del cristianesimo. Il cristianesimo è prodotto dell'età, diciamo, in generale della cultura classica, e si sviluppa moltissimo nell'età tardo antica. Non è prodotto il cristianesimo. Il cristianesimo però se ne giova moltissimo,
Perché? Perché, come diceva il professore prima, in questo modo anche un mito pagano può contenere un insegnamento, e chiaramente per il cristiano non può pensare in un certo senso che la letteratura si produca senza che insegni qualche cosa, senza che abbia un contenuto morale da insegnare. L'allegoria morale, comunicando valori astratti, ecco, precetti se vogliamo, viene, il cristianesimo se ne appropria e è uno strumento molto potente nelle sue mani, perché si addice moltissimo alla ideologia cristiana in un certo senso. Oh, l'altro, come vediamo, invece è la figura. Ok, sì, diciamo che, questa, come si vedeva nello schema precedente, no, lo puoi rimettere un secondo soltanto indietro. No, diciamo, nelle caratteristiche del significato allegorico, diciamo, il terzo punto mi sembra molto significativo per spiegare in che cosa l'interpretazione allegorico-figurale si distingue da questa. Cioè, nel significato allegorico, no, diciamo, quello che noi leggiamo può anche non essere avvenuto mai storicamente, cioè noi di un evento, di un personaggio, diciamo appunto cerchiamo di capirne il significato astratto, morale, a livello di virtù che può rappresentare, però non ci poniamo la questione se quella cosa è veramente esistita, no? Se appunto cioè i miti greci a un certo punto nella scuola di Alessandria vengono interpretati come delle metafore di virtù, cioè no? Dice, non è vero che veramente facevano quelle cose, però quelle cose servivano per insegnare alcuni valori, alcune morali. Diciamo, nell'interpretazione invece figurale, che è quella appunto, diciamo, di questo studioso che prima il professore vi ha studiato, che si chiama Auerbach, succede, diciamo, c'è un passaggio in più, e cioè che, allora, quello che un testo racconta, non solo, diciamo, io lo posso interpretare allegoricamente, ma intanto io, diciamo, do per acquisito che quello che quel testo racconta è avvenuto storicamente. Cioè, quindi, la realtà è quel fatto che io vado a interpretare, intanto è avvenuto nella storia. Poi, che cosa succede però? Che, diciamo, quel fatto, per questo ci è utile quel passaggio su Virgilio che abbiamo letto prima, quello che diceva Stazio, cioè quell'evento storico, quel personaggio, quell'esperienza, non si è esaurita lì. Cioè, ce ne sarà una successiva che sarà l'adempimento reale di quello che quella realtà voleva significare. Quindi c'è un momento in cui, diciamo, avviene un fatto, c'è un personaggio, c'è un'esperienza di vita, quell'esperienza, diciamo, nel momento in cui si esprime storicamente è solo una parte di se stessa. L'altra parte avverrà in un altro momento. Prendiamo la figura, diciamo, questo ragionamento che cosa, per cosa nasce, no? Nasce perché in questo modo la cultura cristiana, qual è il testo fondamentale che interpreta in questo modo? L'Antico Testamento. Cioè l'Antico Testamento in questo modo è figura del nuovo, cioè tutto quello che c'è scritto non è vero solo moralmente, no, quei personaggi sono esistiti realmente e hanno raffigurato quello che poi il Nuovo Testamento ha svelato. Quindi per esempio Mosè è figura di Cristo, ma non lo è soltanto per le sue caratteristiche morali, cioè Mosè è realmente esistito e con la sua vita, con la sua esperienza ha, diciamo, preannunciato quella che poi sarebbe stata un'esperienza più vera che Cristo avrebbe adempiuto. Allora, diciamo, quindi, come diceva qui, diciamo, lo leggo brevissimamente, no? Nell'interpretazione figurale Auerbach dice: l'interpretazione figurale stabilisce tra due fatti o persone un nesso in cui uno dei due non significa soltanto se stesso, ma significa anche l'altro, mentre comprende e adempie il primo. I due poli della figura sono separati nel tempo, ma si trovano entrambi nel tempo come fatti o figure reali, e si sono contenuti nella vita storica. Essa quindi è nettamente distinta dalla maggior parte delle forme allegoriche a noi note, cioè essa l'interpretazione allegorico-figurale, in virtù della pari storicità tanto della cosa significante quanto di quella significata. Questo passaggio che leggerò è molto importante, dice: in questo modo ogni avvenimento terreno non consegue la portata definitiva, esso resta aperto e dubbio, si riferisce a qualcosa che è ancora celato. Vi ricordate quando prima Stazio diceva a Virgilio: tu mi hai discoperto qualcosa? Si riferisce a qualcosa che è ancora celato, e la posizione dell'uomo nei suoi confronti è quella della speranza, della fede e dell'attesa.
Ogni modello futuro, benché incompiuto come fatto, però è compiuto dentro la mente di Dio. Quindi le figure sono la forma provvisoria di alcunché di eterno e sovratemporale e si riferiscono a qualcosa che va interpretato. Quindi, tornando alla figura di Virgilio, cosa vuol dire questa cosa? Perché Dante può recuperare il Virgilio storico? O Catone, pensate al personaggio di Catone, ma che ci fa Catone, no? A fare la guardia del purgatorio? Catone che si era suicidato, quindi aveva fatto qualcosa che per un cristiano era impensabile. Ma qual è lo strumento concettuale che permette questo? Cioè, è l'idea proprio che l'esperienza di Virgilio, l'esperienza di Catone, nel momento in cui si sono realizzati storicamente, non erano finiti. Cioè, ci sarebbe stato poi un passaggio successivo, in questo caso la Divina Commedia, e quindi in questo caso il professore diceva è un poema sacro. Cioè, vuol dire che Dante si assume la responsabilità di dire: vi dico io qual era il vero significato della vita di Catone. Per me Catone andava salvato, cioè la sua parabola è questa qua, e io nella Divina Commedia ve la racconto. Così come Virgilio, è vero, era pagano, ma in realtà la sua, diciamo, la sua parabola esistenziale si capisce soltanto nel momento in cui io lo metto nella commedia e completo il suo significato figurale. Quindi questo vi fa capire, diciamo, in maniera molto breve, la potenza di questa interpretazione. Cioè, questa interpretazione, no, immaginatevi appunto nel momento in cui il cristianesimo diventava una religione che si espandeva, che doveva andare a convertire popolazioni come le popolazioni germaniche, cioè la forza che poteva avere appunto il fatto di dire che gli eventi storici accadono, ma poi possono essere sovrainterpretati, sovrasignificati. Cioè, questo permette veramente di poter, no, cioè in qualche modo assorbire tantissime tradizioni, culture, situazioni diverse, perché poi c'è un ordine, diciamo, sovratemporale, che è quello di Dio, che in qualche modo, no, è soltanto l'occhio di Dio che sa veramente, cioè, qual era il destino di quella esperienza terrena. In questo caso cito Dio perché è interessante che in qualche modo la Divina Commedia, no, nella sua modalità che ha di salvare personaggi che nel cristianesimo non possono essere salvati, oppure di far morire persone che sono ancora in vita, no, come fa a farlo? Può farlo perché Dante in qualche modo si sente colui che adempie complessivamente il destino delle persone che ci sta raccontando. Quindi in qualche modo, no, qua dice è Dio che sa qual è. Nella Divina Commedia è come se Dio fosse in qualche modo Dante, cioè questa responsabilità se la prende lui. Ecco, scusate. Scusate, dai. Dobbiamo finire, sì. Fai tu questa cosa. Falla tu. No, vabbè, per tirare un po' le somme sul piano didattico, perché questo percorso ci può interessare. Allora, abbiamo detto il carattere interdisciplinare di questo corso, che potrebbe appunto italiano, storia, arte, religione, geografia, e approccio storico-critico, cioè l'idea che appunto, vi faccio una cosa molto banale, cioè il fatto che Virgilio accompagni Dante nell'inferno, no? Nell'inferno del purgatorio, che sia la guida nella Divina Commedia, una cosa che sappiamo sin forse dalla culla, non so come dire, quindi non ci stupisce, no? Ecco, invece recuperare questa, come possiamo dire, l'idea che questa cosa è una cosa, in qualche modo una grossa forzatura, e spiegarla, ecco, cioè non dare per scontato, cioè vedere il processo storico, le radici, diciamo così, di ciò che c'era dietro. Riflessione culturale complessiva, ogni ecco, questo è pure interessante, cioè che ogni trasmissione di cultura è una reinterpretazione della cultura precedente, cioè trasmettere significa reinterpretare. La cosa delle, appunto, ci era venuto in mente soprattutto per la scuola media, ma non soltanto per la scuola media, no, appunto, no. L'idea delle interviste impossibili, per esempio, no? Ma adesso per dire come pratica didattica che è divertente, abbiamo pensato per esempio un dialogo impossibile fra Virgilio classico da una parte e Virgilio medievale. Cioè, le interviste impossibili sono, sì, diciamo, un'esperienza che è stata praticata negli anni 70, no? Per esempio Sanguinetti, durante una trasmissione radiofonica, sì, immaginava di telefonare a Francesca da Rimini cercando Paolo, cioè, rispondeva a Francesca, ma era una Francesca totalmente attualizzata, no? Allora l'idea qui, anche appunto per questo percorso che noi abbiamo fatto, chiaramente non può essere proposto così a scuola, però l'idea è quella di far riflettere i ragazzi su questi scarti temporali per recuperare un po' quell'idea della
lunga durata della tradizione reinterpretata di cui parlava il professor Antonelli. Allora, per esempio, pensare di dire, ma se, no, se si incontrassero questi personaggi, se Virgilio, il Virgilio, diciamo, Augusteo sbirciasse nella Divina Commedia, ma che gli direbbe a Dante? Ma che ci fai? Cioè, ma che direbbe a se stesso? Esattamente, che, no, che è anche interessante. Quindi pensare anche a una drammatizzazione di un elemento del genere in maniera giocosa, però può essere una modalità per cui i ragazzi possono capire questa idea appunto dello scarto, no? E forse ci possono anche giocare, possono lavorare sulla parodia, e quindi vabbè, diciamo... Sì, vabbè, avevamo pensato, per farvi un esempio, la Virgilio Classe diceva, che ne so, il puer della quarta eclo, che è l'auspicio, ha voluto auspicare la pace nell'impero, quello virgiliano, cioè quello dantesco, diceva sì sì, infatti... Cristo è il puer, eccetera, e quello ovviamente il classico che gli risponde Cristo, non so, però è soltanto così uno spunto, ovviamente una battuta. Grazie. Bravo.